La ripresentata destra sono la rete sul centro di Modena, ma l'iniziativa riguarda la tempo bersaglio di coloro che ci sono situati. Con questo bacino a destra. Allora, chi vuole vedere questi video sono su un canale che si chiama Praxis. Che è la persona
dal 2006. Da tanti anni è stato un po' e abbiamo accompagnato il settore, responsabile se stesso del prodotto, ma insieme si va lontano. Stiamo cercando di penetrare il mercato direttamente. E come abbiamo detto prima, nella formula di un giorno affidarsi per sapere io penso che da qui riusciremo a entrare noi siamo stati coinvolti all'interno del progetto interno Backfish come partner perché abbiamo una certa esperienza di gestione, abbiamo un nuovo Igor Italia. Quanti siete? Simone e anche Matteo Giovannardi. Tre? Ne vuoi di più? Hai bisogno di più biglietti? Va bene, dimmelo se ne hai bisogno. Io comunque mi presento tutto.
applicato a Pricefish. Ci colleghiamo a queste bellissime parole con cui Vio chiude questa sua lunga intervista, per lasciare che i nostri figli e i nostri nipoti, dice Vio, possono usufruire di questa grande risorsa che stiamo sfruttando noi. Ecco, questo è il concetto un po' di cosa deve essere la sostenibilità. Se puoi fermarlo, grazie. Grazie. Che cos'è la sostenibilità e quali sono le sfide a cui siamo di fronte per poter guardare al futuro con le risorse ittiche dell'Adriatico in particolare, ma certo con le risorse ittiche di tutto il mondo. Ormai in Italia, ma forse anche in Croazia, il consumo dei prodotti ittici è locale di circa il 10%, quando è molto. Il 90% proviene da altre situazioni o da acquacultura, fortunatamente, sperando che sia sostenibile, perché non tutte le acquaculture, sappiamo bene, nel mondo sono sostenibili. Ce ne sono alcune che guardano molto più ai numeri che non alla sostenibilità ambientale dell'allevamento. Ci sono però anche tanti prodotti che provengono da delle altre realtà degli oceani o degli altri mari. Non possiamo immaginare che l'Europa consumi tutti i prodotti degli altri mari e a discapito appunto della sostenibilità generale degli oceani. Quindi la soluzione qual è? La soluzione è quella di consumare il pesce in modo ragionato, di cercare di buttare via il meno possibile il prodotto ittico e imparare a riconoscerne le grandi qualità che sicuramente il prodotto ittico dell'Adriatico ha. Siamo destinati probabilmente ad un consumo a chilometro zero, questo alla fine è una cosa positiva, e anche per le specie che sono oggi destinate all'esportazione, è probabilmente il caso di incentivarne il consumo a livello locale. Questo perché aggiunto lo slogan del progetto Pricefish, del resto, è pescare meno per guadagnare di più, ovvero pescare il giusto fondamentalmente per riuscire ad avere una remunerazione del pescatore che gli permetta di vivere, di poter far vivere la propria famiglia e di poter conservare la risorsa in modo tale che ce ne sia appunto anche per le generazioni future. Una di queste grandi sfide è sicuramente quello della riconoscibilità, che ha molti nemici dal punto di vista del commercio, perché è più facile per alcuni distributori o per alcune grandi distribuzioni, ma per le piccole pescherie, far credere che certi prodotti sono di provenienza adriatica anche se non lo sono. Quindi si apre il grande tema dei marchi, un grande tema dei marchi affrontato in tutta Europa, che ha fatto fatica ad entrare nell'agricoltura, ma nella pesca veramente arranca tantissimo. Ci stiamo provando da tempo. Con i progetti europei siamo partiti fino col distretto di pescato adriatico, fin da Adrifish 20 anni fa, in cui tentammo di creare un marchio. Abbiamo provato altri marchi, il prodotto certificato adriatico, le marche. Ci sarà Uriano Mecconi che ci parlerà anche dell'idea dello scirocco. In Emilia-Romagna abbiamo tentato il QC ittico, abbiamo tentato il prodotto certificato alto adriatico col prodotto appunto col distretto di pesca del nord adriatico, che è questa organizzazione fra le tre regioni con apertura alle Marche e generalmente all'Istria da sempre tradizionalmente, per cercare di avere una governance generale dell'Adriatico sul settore della pesca e dell'acquacultura. E da oggi arriviamo al progetto Pricefish, che prova a proporci di nuovo un ragionamento sul marchio e sulla tutela del consumatore dalle frodi, da coloro che vogliono
vendergli prodotti ittici che non sono in realtà quei prodotti ittici che risultano al racconto del venditore, ma che devono avere, hanno un'altra storia. Io lascio la parola al coordinatore di oggi, che è il Luca Chiodini, del Servizio Attività Faunistiche, Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna. Parleremo di marchi e del marchio Pricefish e del ragionamento che Price ha fatto sui vari marchi con vari esperti che trovate qui alle mie spalle. La parola a Luca Chiodini. Allora, buon pomeriggio a tutti. Vi presento innanzitutto i relatori di oggi. Abbiamo innanzitutto Giulia Sandalli, che è dottore di ricerca, ha avuto dopo diverse esperienze internazionali e avesse lavorato all'Università Luiss di Roma, ha anche lavorato per la DG MAD, ha lavorato per il Ministero dell'Ambiente e adesso si occupa anche di progetti internazionali per il PCNR. Ha seguito approfonditamente con il dottor Scarcella, congiuntamente, a questa elaborazione del progetto Pricefish per la certificazione ARFM, che è l'Adriatic Responsibility Fishery Management. Gli altri relatori introdurremo dopo, comunque parleremo anche delle differenze con MSC, con il dottor Mulazzani, il professor Mulazzani dell'Università di Bologna del DISTAL, e poi abbiamo il mio collega Alberto Venturi della Regione Emilia Romagna, che si occupa del marchio QC, che ha già accennato, prima Pier Giorgio Vasi, e poi con Uriano Meconi, dirigente di Assam, parleremo appunto del marchio Scirocco, giusto? Sì. Faremo un po' le differenze, cercheremo di capire quali benefici ci sono a portata di mano per la pesca, per il pescato, per il prodotto ittico, non solo per il pescatore ma che lo vende, ma anche per il consumatore, che sia al ristorante, che sia a casa, insomma, e poi tutta un po' nel suo processo, nella sua catena di custodia. Comunque adesso Giulia ne parlerà approfonditamente di questo sistema di certificazione che non è in concorrenza con MSC, ma diciamo che è più indicato per i prodotti nella pesca marittima, mentre MSC magari può essere anche diciamo suitable per l'acquacoltura, diciamo. A te la parola, Giulia, per la tua presentazione, poi diamo vita magari a un dibattito se, con delle domande. Grazie mille. Allora, buongiorno, grazie per la parola. Dunque inizio con la mia presentazione, che appunto verterà sull'ARFM, sviluppato nell'ambito del progetto Pricefish. Non so se visualizzate la presentazione sullo schermo. Allora, vedete? Perfetto. Allora, dunque, come è stato appunto anticipato dagli interventi che mi hanno preceduto nella mattinata, l'obiettivo principale del progetto Pricefish è migliorare la competitività dei prodotti ittici adriatici e nell'ambito del progetto il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha coordinato il Work Package 3, ovvero sia un vero e proprio ambito di lavoro il cui obiettivo è stato diciamo lo sviluppo di uno schema regionale per la certificazione dei prodotti della pesca adriatica provenienti appunto da una pesca responsabile. Questo schema, l'Adriatic Responsible Fisheries Management, con l'acronimo ARFM appunto, quindi ha l'obiettivo di migliorare la selettività della pesca adriatica e anche promuovere al contempo la dimensione sociale e offrire delle opportunità di certificazione. Allora, nella mia presentazione io dapprima introdurrò quella che è la metodologia, diciamo, che abbiamo seguito
fino ad oggi nell'ambito del progetto per arrivare all'elaborazione appunto quindi di questa proposta di schema di certificazione. Di seguito illustrerò quelli che sono i veri e propri parametri che abbiamo definito per condurre la valutazione delle attività di pesca nell'ambito dell'ARFM e infine dettaglierò la procedura, ovvero sia i vari step procedurali nei quali abbiamo appunto immaginato che dovrebbe articolarsi un processo di certificazione. Quindi partendo appunto dalla metodologia, noi siamo partiti con un'attività di mappatura e di selezione delle attività di pesca adriatiche che potenzialmente potrebbero fare domanda per un programma come l'ARFM e abbiamo appunto selezionato queste fisheries adriatiche in base al volume e al valore delle catture, ma anche guardando alla selettività degli attrezzi da pesca utilizzati. Dopodiché abbiamo confrontato gli esiti di questa prima analisi di mappatura e selezione con gli operatori adriatici, quindi con gli operatori che praticano queste attività di pesca nel mare Adriatico, ed infatti li abbiamo incontrati, era prima ovviamente del lockdown, nelle diverse località italiane e croate in cui hanno sede e in cui praticano queste attività di pesca. Dopodiché sulla base diciamo del quadro di riferimento concettuale anche di altri schemi di certificazione già in vigore a livello internazionale come Friend of the Sea, MSC, ma anche regionale, ad esempio l'Alaska Management Certification Program, abbiamo sviluppato un set di standard che costituiscono appunto l'insieme di indicatori e parametri su cui poggia il nostro programma. Allora, come vedete qua avete un elenco delle attività di pesca che abbiamo selezionato in Italia, che includono vongole con draghi idrauliche, la seppia pescata con trappole, le cannocchie con i nassini, i lumachini e anche la raccolta di mitili su piattaforme offshore. Lo stesso lavoro è stato fatto poi per la Croazia, dove abbiamo invece selezionato le alici e sardine pescate con reti da circuizione, la sogliola, il gambero e altri molluschi. Quindi diciamo che complessivamente nella proposta di ARFM sono andati a confluire, come dicevo, gli esiti della consultazione con gli operatori adriatici, i principi in materia di gestione responsabile della pesca ricavabili dal quadro internazionale appunto della FAO e dei regolamenti della politica comune dell'Unione Europea della pesca e poi, come dicevo, appunto il quadro di riferimento concettuale di altri programmi di certificazione già in vigore a livello internazionale e regionale. Il risultato è stata l'elaborazione di uno schema di certificazione semplice, cioè basato quanto più possibile sulla valorizzazione delle evidenze empiriche, inoltre incentrato sul concetto di responsabilità anziché di sostenibilità, ovvero sia siamo partiti dal presupposto che in Adriatico ci sono attualmente delle attività di pesca che magari non avrebbero al momento i requisiti molto stringenti per entrare in un programma come MSC, ma sono comunque basati su una serie di pratiche responsabili che meriterebbero appunto di essere valorizzate, per esempio attraverso un marchio regionale. E poi diciamo la terza caratteristica cardine dell'ARFM è che questo schema di certificazione abbraccia oltre alla dimensione ambientale anche quella economico-sociale che spesso non è diciamo inclusa nei programmi di certificazione già in vigore.
Quindi qua avete una, in questa slide avete una rappresentazione grafica degli standards. Come vedete l'AFM si suddivide in tre principali pilastri: governance, ambiente, aspetti socio-economici. Ognuno di questi pilastri è suddiviso in una serie di clausole generali che sono poi degli estratti dei regolamenti della politica comune della pesca, ovvero delle linee guida, dei codici di condotta della FAO, rilevanti per il contesto del Mar Adriatico e quindi che costituiscono, diciamo, la base giuridica degli standards, e ognuno di queste clausole è a sua volta articolata in un insieme di indicatori specifici. Gli indicatori specifici sono i veri e propri parametri in base ai quali nell'ambito dell'ARFM viene condotta la vera e propria valutazione di un'attività di pesca. È molto importante ricordare che nell'ARF noi abbiamo immaginato un doppio livello di valutazione. Quindi, quando un'attività di pesca concretamente viene valutata, in una prima fase consideriamo le condizioni in cui opera il complesso dei pescherecci che pratica l'attività di pesca nell'area di riferimento, quindi le condizioni in cui opera, diciamo, l'intera flotta che pratica quell'attività di pesca, e questo livello di valutazione l'abbiamo chiamato component of evaluation. Un secondo invece stadio di valutazione, quindi una vera e propria valutazione separata dalla prima, considera per ciascun indicatore specifico le condizioni in cui opera il singolo operatore, quindi l'organizzazione dei produttori o la singola impresa che si candida al programma ARFM, e questa è quella che abbiamo chiamato component of accreditation. Quindi ora, entrando nel dettaglio degli indicatori specifici, che come vi ho detto sono i parametri in base ai quali è condotta l'attività di pesca, vediamo che nel pilastro dedicato alla governance abbiamo ad esempio tutta una serie di indicatori volti anzitutto a valutare l'esistenza e l'attuazione, quindi sui distinti livelli della COE e della COA, del quadro giuridico che si applica alla fishery in questione. Quindi andremo a guardare appunto l'esistenza e l'implementazione di misure della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo, ovvero i regolamenti della politica comune della pesca, le linee guida e i codici di condotta della FAO, però anche il livello di attuazione delle direttive europee che intersecano il settore della pesca, come la strategia marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la direttiva quadro sulle acque, e così via. Considereremo inoltre in altri indicatori l'esistenza e il funzionamento di adeguati meccanismi di cooperazione, come anche l'esistenza di piani di gestione pluriennali o altre misure di gestione adottate, ad esempio, a livello locale. Nell'ambito del pilastro dedicato invece all'ambiente guarderemo come si fa la raccolta dati, la ricerca scientifica, l'implementazione dell'approccio ecosistemico e dell'approccio precauzionale, ed inoltre nel progetto abbiamo sviluppato anche un modello per l'analisi delle reti trofiche marine. Infine, ecco il terzo pilastro, che come vi dicevo rappresenta anche in un'ottica di crescita blu l'aspetto molto innovativo dell'ARFM. Il terzo pilastro è quello dedicato agli aspetti economici e sociali, e quindi gli indicatori afferenti a questo principio saranno volti a valutare ad esempio la capacità di un'attività di pesca di creare condizioni di lavoro attrattive e di creare valore aggiunto ai propri prodotti, come anche in altri indicatori l'equilibrio tra le opportunità di pesca e la capacità di pesca, e soprattutto guarderemo anche a come è concretamente attuata la dimensione sociale, quindi sia con riferimento alle norme internazionali relative alle condizioni di sicurezza
sicurezza a bordo, salute, ma anche guarderemo agli aspetti contrattuali, come ad esempio tutti quelli che derivano dalla dimensione sociale della politica comune della pesca, la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo delle donne nel settore e così via. Come vi anticipavo, diciamo, nell'introduzione del mio intervento, inoltre noi abbiamo pensato anche a una procedura in cui dovrebbe articolarsi il processo di certificazione, una procedura che si snoda in 6 diversi step, dalla candidatura alla prevalutazione, che è facoltativa, e una successiva valutazione, l'eventuale certificazione se l'attività di pesca è in linea con gli standard che vi ho brevemente descritto, e in questo caso il monitoraggio e la ricertificazione. Allora, nella seconda parte del mio intervento andrò a dettagliare rapidamente ciascuna di queste fasi. Iniziamo appunto dalla candidatura. Quindi, nella prima fase della candidatura, il candidato, che può essere una singola impresa di pesca o un'organizzazione di produttori, presenta la propria domanda al programma ARFM. E questa fase prevede la stipula di un contratto tra il candidato e un organismo di certificazione che dovrà condurre poi la valutazione della fishery. Quando il programma ARFM sarà attivo, sarà a disposizione sul sito adesso dedicato una lista di organismi di certificazione accreditati dai quali potrà scegliere lo stesso candidato l'organismo di certificazione che condurrà la valutazione. I documenti coinvolti in questa fase sono anzitutto un modulo di domanda che serve a identificare sia il candidato come impresa che l'attività di pesca oggetto di valutazione, e poi una checklist a cui sono allegati tutta una serie di documenti iniziali che costituiscono un primo materiale di valutazione. Successivamente, laddove il candidato lo voglia, la fishery entra in una fase di prevalutazione che è facoltativa. Si tratta di un primo assessment, di una prima valutazione dell'attività di pesca in base ai parametri dell'ARFM, che serve a dare semplicemente una stima preliminare della conformità della pesca allo standard, in modo da dare anche la possibilità al candidato di introdurre alcune eventuali azioni migliorative per preparare la pesca a entrare nella valutazione approfondita, che rappresenta, diciamo, il vero cuore del processo di certificazione e può includere appunto visite in loco, consultazioni di stakeholders, anche uno scambio con lo stesso candidato che può inviare delle osservazioni, revisione delle valutazioni preliminari effettuate da revisori esterni, e si chiude con un rapporto in cui ai diversi indicatori specifici sono attribuiti dei punteggi. Io vi voglio anticipare appunto che nell'ambito del programma PriceFish abbiamo già svolto una prima ipotesi di prevalutazione delle attività di pesca selezionate. Allora, i risultati di questa analisi non sono ancora definitivi, però io vi ho portato un esempio, la seppia comune pescata con trappole. Vedete che per ciascuno dei pilastri dell'ARFM, nei diversi indicatori specifici, sono state svolte valutazioni a livello di COE e di COA, per esempio prendendo come riferimento la governance e il quadro normativo. A livello di COE siamo andati a vedere quali norme si applicano alla pesca internazionali, nazionali, ma anche le misure contenute in ordinanze e piani di gestione attuati a livello locale, e complessivamente questa pesca possiamo dire che abbia un quadro giuridico ben consolidato. Però ad esempio
quando la valutazione si è spostata dalla COE alla COA, abbiamo rilevato, per meglio dire, gli esperti esterni che lavorano per il CNR, appunto Nisea, ha rilevato in base al volume degli sbarchi una possibile presenza di un sovrannumero di strumenti di pesca per singola imbarcazione rispetto a quelli consentiti dalle norme, e quindi chiaramente questo parametro ha ricevuto una valutazione un pochino inferiore come punteggio. Però sull'altro versante, ad esempio nel pilastro dedicato all'ambiente, ed in particolare l'indicatore raccolta dati, si è visto che a livello di COA questa pesca ha partecipato a diversi progetti pilota, anche di partenariato, di ricerca con scienziati, quindi contribuendo sensibilmente alla raccolta dati, e quindi si è avuto un impatto appunto positivo su questo indicatore da parte di questa pesca. Mentre per quanto riguarda il terzo pilastro, gli aspetti socio-economici, per quanto riguarda l'indicatore diritti e sicurezza a bordo, c'è una situazione ribaltata rispetto a quella che abbiamo visto sulla governance rispetto al quadro normativo, perché da una parte ci sono alcuni strumenti internazionali che devono essere ancora ratificati, però sull'altro versante, guardando in concreto come è applicata la dimensione sociale della politica della pesca, abbiamo visto che questa fishery ha dei buoni standard e un livello alto di performance, e quindi la valutazione è stata più positiva a livello di COA. Chiudendo appunto all'esito di queste procedure di valutazione in base agli indicatori specifici, il processo prevede una relazione finale di certificazione con la quale si può appunto decretare che la pesca venga certificata ARFM, oppure che sia certificata su riserva dello sviluppo di un piano di azione da parte dell'imprenditore, ovvero la terza possibilità ovviamente è che fallisca. Nel caso in cui sia certificata, o anche nel caso in cui ci sia il piano d'azione, si apre una fase di monitoraggio, perché il certificato ARFM ha una validità di 8 anni, e quindi ogni 2 anni saranno effettuati degli audit volti a valutare il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano d'azione, ovvero il mantenimento degli standard in base ai quali è stata conferita la certificazione. E dopo 8 anni, allo scadere del certificato, sarà ovviamente sempre possibile per l'attività di pesca presentare una nuova domanda, sempre per mantenere appunto la certificazione ARFM. Quindi con questo ho chiuso questa breve presentazione del lavoro che abbiamo svolto con il CNR, e siamo ovviamente a disposizione per ogni domanda nel prosieguo dell'evento. Grazie. Grazie mille Giulia. Innanzitutto io prima mi sono scordato di introdurre anche Ivo Matijević del OP Omega 3, mi sembrava di sì, ma poi forse... il fatto che non è qui presente, solo online, su uno schermo, forse mi sono scordato. C'è online, che magari così... Ah, riusciamo a visualizzare... No, Odessa, Babardan. Volevo sentire se c'era Ivan Matijević, dell'OP Omega 3. Babardan, dalme ciuete, dalme vedi. Tu sam. Ho provato... Ha messo giallo ma non mi ha risposto. Ah, lo vedo, inizio a vederlo, sì. Sì, lui. Ciao Ivan, scusa, prima non t'ho presentato. Prima, dalle me... appunto per farlo adesso, un po' in ritardo, però, insomma, non troppo, perché so, siamo ancora in tempo. E volevi introdurre appunto la tua presentazione e cercare di capire anche perché, visto che sei l'unico che rappresenta un po' la Croazia in questo tavolo, no, in cui parliamo di certificazione, ti volevo anche chiedere un tuo intervento sui vantaggi che può avere la certificazione, nello specifico la RFM, però qualunque certificazione possa avere per i pescatori croati, perché sappiamo che in Croazia la piccola pesca
è molto importante, ma non solo la piccola pesca, perché comunque si rivolge un po' a tutta la pesca in generale, specialmente in mare, insomma. Quindi, se tu sei d'accordo, ti vorrei dare la parola e poi dopo darò la parola. Ecco, mo c'è Ivan. C'è un problema tecnico? Cioè, te le messaggi? Perché lui parla, ma io non lo so. Io vedo che parla, ma non lo sento. Dalle me ciuete. Dobardan. Proviamo? Scusa, Ivan, c'è un problema tecnico. Ok, vai. Io dobro ciuete, non so dalle vi mene ciuete. Okay, now we hear you. Go on. U redu. Hvala puno još jednom na pozivu. Evo, ja sam Ivan Matijašević, do sada ekonomist sam po struci. Do sada sam radio u mnogim industrijama, uključujući prehrambenu industriju, drvnu industriju i evo zadnje tri godine radim za ribarsku zadrugu Omega 3, isključivo vezano za upravljanje ovim projektom Price Fish. Pitali ste me kakve certifikate u Republici Hrvatskoj imamo. Imamo određene certifikate koji se uglavnom odnose na odnose oznaku izvorno hrvatsko, što se tiče hrane. Ne mogu reći da je naše tržište educirano kao što su to educirana inozemna tržišta, naročito ako ćemo pričati o morskoj hrani, odnosno o ribi i morskim plodovima. Ponovno, evo, u zadnje vrijeme na tržištu Republike Hrvatske viđamo određene proizvode riblje koje nose oznaku MSC. Ono što bi ja volio naglasiti, da mi je jako žao što MSC nema formu upravo ovog ARFM certifikata kojeg smo razvijali kroz projekt. Zašto? Zato što ribari, mogu govoriti evo, na primjer u ribarske zadruge Omega 3, koja nije mala zadruga, uložila je jako velik napor u modernizaciji, u samom ulovu sitne plave ribe, dakle srdele i inčuna. U tom smislu ne mogu reći da naši ribari pretjerano eksploatiraju takvu vrstu na ovim područjima i da se jako, jako trude poštovati sve dogovore koje dolaze iz nacionalnih i međunarodnih sporazuma. Tako da ARFM certifikat nas jako veseli što idemo u takvom smjeru, da se malo više aspekata prilikom certificiranja uzme u obzira, ne samo jedna evaluacija određene populacije koja se izlovljava. Znači, koliko ste već imali priliku čuti, to je Julija već jako dobro rekla i ostali članovi koji su danas prisutni. Oni uzimaju u obzir ekološke, socijalne i ekonomske aspekte. Mi želimo da ribarstvo ostane živa i zdrava grana. Da bi se to dogodilo, moramo poštivati naravno sve procedure, ali moramo razmisliti i o sljedećim stvarima. To je da certifikati kao što je MSC uvelike doprinose povećanju cijene samog proizvoda na internacionalnim tržištima. Ponovit ću još jednom, Hrvatska kao tržište je jako malo tržište i nažalost
koliko mogu osobno primijetiti, a možda me ostale kolege mogu ispraviti. Mi nismo toliko educirani kao što je to educirana srednja, zapadna i sjeverna Europa o koristima i benefitima takvih oznaka. Osobno sam se upoznao tek kroz ovaj projekt o takvim certifikatima i što oni znače, što to znači za proizvod koji nosi takvu oznaku. I ja to sada primjećujem i pokušavam osobno i drugima sugerirati da kupuju takve proizvode. Međutim, ako nemamo jednu ozbiljnu strategiju da educiramo jugoistok i istok Europe o takvim oznakama, ARFM certifikat neće značiti ništa puno više od NFC certifikata koji već ima značajnu ulogu. Eto, ukratko, ono što mene najviše zabrinjava, evo, na primjeru ribarske zadruge Omega 3 koja se bavi ulovom sitne, plave, pelagične ribe, srdele i čuna, nikad neće biti problem u pogonima samim koji se vrlo lako mogu automatizirati i modernizirati. Problem već sada osjeća se zašto je ribarstvo ugroženo, ali kao i svaka danas industrija, to je da je jako teško mlade ljude potaknuti da postanu ribari, da postanu kapetani brodova. Tu znači onda imamo ponovno i te restrikcije oko same populacije srdele i inčuna koje se donose na nekakvim podacima koje su meni osobno malo nejasni, s obzirom da takva stanja tih vrsta dosta fluktuiraju, odnosno na njih utječe puno drugih faktora osim samog, kako bismo to nazvali, problemom, kako ga nazivamo, prekomjernim izlovljavanjem tih vrsta. Dakle, ja mogu primijetiti ovako, razgovarajući sa ekspertima sa strane, naravno to su i javne organizacije i privatne organizacije, svakako da na populaciju srdele i inčuna utječu i drugi faktori, kao što su, mi znamo da su na dnu hranidbenog lanca u Jadranu, da se njome hrani tuna i dupini. Imamo i sada jedan projekt Argos koji je pratio i cvjetanje meduza, tako da koje se opet hrane mladim srdelama i inčunima. Tako da meni je žao što se događa ovo što se događa ribarima, da sav napor ulažu oni i da je sav fokus stavljen isključivo na njih, a da postoje i problemi koji nisu možda obuhvaćeni u evaluaciji takvih vrsta u Jadranu. ARFM, evo vratit ću se na njega, možda sam otišao malo preširoko. ARFM je, ja sam zadovoljan kako je on postavljen i kako su evaluacijski bodovanja, ovo što je gospođa Sandali lijepo objasnila. Da, sigurno će trebati vremena da taj certifikat dosigne nekakav rang, da uopće parira MSC-u. Međutim, zadovoljan sam u tom smislu što sada više nemamo taj osjećaj da ovisimo samo isključivo jednom jako, jako rigoroznom certifikatu i da će naši proizvodi jednog dana moći nositi također jednu priznatu i kvalitetnu oznaku koja će podići cijenu, usmjeriti organizaciju u smislu revizije kroz 8 godina korištenja tog certifikata, da se drže određenih standarda, odnosa prema okolišu, prema kvaliteti, prema životnim standardima samih ribara i naravno ljudi koji rade u tom sektoru. Tako da, evo, ja sam, drago mi što ste me pozvali, drago mi što smo uspjeli uspostaviti tehnički ovu vizualnu audio komunikaciju.
ako imate nekih pitanja, evo ja ću samo kratko još ispričavam se ove reći, da bi možda bilo sudionicima jasnije. Ribarska zadruga Omega 3 ima vrlo modernu tehnologiju smrzavanja sitne plave ribe, gdje imamo jedno dva stroja koja IQF, Individual Quick Frozing, smrzava pojedinačno ribu na minus 18 stupnjeva zrakoslju. I mi smo kroz ovaj projekt, s obzirom da smo do sada imali u najvećem postotku smrznutu ribu, odlučili pilotirati rashlađeni filet srdele. Ono što je nama logistički uvijek bio problem, s obzirom da smo izvozno orijentirana organizacija proizvođača, kako od rashlađenih proizvoda produljiti životni vijek proizvoda koji bismo onda kasnije mogli plasirati na inozemno tržište i naravno da taj proizvod može duže stajati na našim domaćim policama naših trgovačkih lanaca. To smo uspjeli u suradnji sa Medicare Foodom u Padovi u Italiji. Dakle, fileti srdele su prošli kroz ozoniziranu vodu, odnosno vodu obogaćenu ozonom, kako bi se ubili svi mogući patogeni koji bi mogli utjecati na kvalitetu samog mesa. I onda bi takav steriliziran proizvod, odnosno sirovina, ušla u stroj za pakiranje sa modificiranom atmosferom. U ovom slučaju najbolje su se pokazali rezultati kod mješavine plemenitog plina, argona i ugljičnog dioksida u omjeru 60:40, gdje smo uspjeli dobiti rashlađeni proizvod, odnosno rashlađeni filet srdele u pakiranju od 150 grama do 200 grama, koji sada može na policama stajati 14 do 15 dana. Do sada je to bilo moguće samo 9 dana. Nama tih 5 dana jako puno znači u transportu, odnosno samoj logistici, ako želimo do kuće dalje inozemna tržišta. Tako da, evo, bilo bi lijepo jednog dana imati taj proizvod kao standardiziranu liniju, novi asortiman proizvoda u Omega 3. Mi smo na razini još razmatranja toga, s obzirom da su nam potrebni strojevi, a ušli smo u investicije koje moramo zatvoriti, ali eto, veselimo se da bi takav jedan proizvod kompletiran mogao nositi jednu kvalitetnu oznaku kao što je ARFM. Eto, ja vam puno zahvaljujem, ako imate nekih pitanja za mene, slobodno pitajte. Se avete delle domande su quanto appena detto qualcosa non è chiaro, prego, chiedete pure. Cioè? Scusa Ivan, se stavo chiedendo una cosa qui alla collega di fianco. Allora, innanzitutto grazie mille per il tuo contributo, sempre preziosissimo, perché ci dà un taglio diverso a quello che gli diamo noi. E ci ha ricordato, ci ha ricordato anche i prodotti che sta elaborando, quei tre prodotti che sta elaborando Pricefish, e soprattutto ci hai detto un po' che al momento la certificazione ha ancora tanta strada da fare, almeno in Croazia sicuramente, ma anche in Italia. Ci mancherebbe. Noi stiamo partendo perché l'abbiamo sempre considerata un po' una cosa non necessaria. Adesso, anche con alla luce del riscaldamento globale, un po' la politica si è resa conto finalmente che il problema è reale e non è, prima si diceva ma sì, ma forse sì, forse no, ci stiamo rendendo conto che forse la casa sta prendendo fuoco, quindi bisogna spegnerla. Quindi io adesso vorrei dare però la parola per quanto riguarda la certificazione MSC, abbiamo il professor Mulazzani che è docente ordinario presso il DISTAL dell'Università di Bologna, che è il Dipartimento delle Scienze Alimentari, Scienze e Tecnologie Agrarie dell'Università di Bologna. Gli passo
gli passo la parola con la sua presentazione e ci illustra un po' le differenze che ha, cioè questo è un altro, ci parla di MSC che è una certificazione molto importante nell'ambito della pesca e dell'acquacultura. Comunque grazie Ivan, sei sempre il benvenuto, mi raccomando. Intanto Luca, grazie per avermi dato del professore ordinario, ma passeranno secoli se mai diventerò professore ordinario. Ah, insomma, no, beh, insomma, se diventerò ordinario. Dopo l'altro. Associato, scusa. Associato. Fra qualche mese, sì. Vabbè. Sì, quello lì. Allora, sì, grazie. Qua mi sono preso un po' di appunti, non è proprio una presentazione, sono un po' di appunti per tenere la linea del discorso. Sì, parliamo un po' di varie certificazioni, fra cui anche l'MSC, però anche la RFM all'interno di alcune ricerche che abbiamo condotto per il progetto PriceFish. Prima di tutto perché da un punto di vista economico, no? Essendo io economista, insegniamo economia nella facoltà di agraria, qual è l'importanza della certificazione in un ambito economico, no? Allora, la pesca, lo sappiamo, ha a che vedere con una risorsa che sono gli stock ittici, che sono un bene comune. Senza andare troppo nel dettaglio, i beni comuni hanno questo grande problema che chiunque li può prendere e quindi spesso vengono gestiti male. No? In economia si chiama la tragedia dei beni comuni perché è difficile regolamentare la pesca di questa risorsa. Quindi se questa risorsa non può essere pescata in maniera efficace, efficiente e sostenibile, utilizzando le normali leggi del mercato, cioè non funziona come potrebbe funzionare un campo di un agricoltore, dove l'agricoltore ha tutto l'interesse nel coltivare il suo pezzo di terra nel migliore dei modi possibile. Nessun agricoltore si metterebbe a sovrasfruttare il suo pezzo di terra, dato che lo dovrà coltivare per i prossimi anni. No? Invece nel caso della pesca, insomma, sappiamo che ogni pescatore fa un po' competizione agli altri pescatori, quindi serve un approccio per gestire questa pesca in maniera sostenibile. E gli approcci sono vari, quello più classico, quello che viene denominato command and control, command e controlla, cioè si pongono dei regolamenti e poi lo Stato, l'Unione Europea, la Regione, qualcuno controlla che questi regolamenti vengano applicati. Poi c'è un altro approccio che non molto diffuso, che non piace molto ai pescatori, soprattutto qua in Italia, però è stato adottato in Nuova Zelanda, in Islanda, cioè quella di dare la proprietà di queste risorse in mano al settore ittico, cioè alla pesca, ai pescatori, e quindi il pescatore diventando proprietario delle sue risorse cerca di gestirlo nel migliore dei modi possibili. E poi c'è questo approccio che è quello legato al ruolo che il consumatore può avere nelle decisioni della pesca, perché se il consumatore decide che vuole un certo tipo di prodotto, cioè un tipo di prodotto che è pescato in maniera sostenibile, responsabile, eccetera, eccetera, in qualche modo il pescatore è costretto a seguire il volere del pescatore, scusatemi, del consumatore. E quindi un po' su quest'onda di aumento dell'interesse da parte dei consumatori per ciò che è ambientalmente sostenibile, ecologicamente buono, eccetera, eccetera, si sono sviluppati diversi marchi di sostenibilità, non solo nel settore della pesca, anche in altri settori. Questi sono alcuni dei marchi più conosciuti, li abbiamo nominati prima. Questi marchi sono ovviamente hanno diverse possibili applicazioni. In mattinata è stato detto da qualcuno, uno dei problemi è che non basta che il pescatore rispetti
i disciplinari per ottenere questi marchi, e poi è necessario che questo prodotto arrivi al consumatore separato da tutti gli altri, cioè è inutile avere una seppia pescata in modo accettato dall'MSC se poi questa seppia durante il passaggio ai grossisti, poi ai supermercati, venisse mescolata con altre seppie che invece non rispettano questa certificazione. Quindi è evidente che serve poi tutto un lavoro per mantenere isolati la filiera di questo prodotto, la catena di custodia, si dice, no? Per far sì che questo prodotto arrivi separato e distinto da quello che non è certificato. Questo, se nel caso sia un prodotto impacchettato, è ovviamente più facile, perché se il prodotto viene impacchettato dal produttore, rimane impacchettato e non rischia di essere mescolato. Se viene venduto sfuso, ha più complicazioni. Quindi serve la collaborazione anche delle successive fasi della filiera, anche del grossista, del supermercato. Quindi è una cosa più complicata, non è comunque una cosa impossibile. Qua vedete delle foto che non sono certo riferite a un supermercato italiano, credo che sia una foto presa in Canada questa, dove dei gamberi certificati MSC arrivano fino al consumatore sfusi, quindi c'è qualcuno che si è presa la responsabilità di tenerli sempre separati dagli altri gamberi simili ma che non sono certificati MSC. Lo stesso per questi tranci di salmone e di... non lo so. Com'è? Sì, esattamente. E lo stesso per questo pesce spada. Quindi volendo, se ci fosse l'interesse, anche il pesce fresco potrebbe arrivare sul mercato, potrebbe arrivare sul mercato con la certificazione. Questo credo che sia in Canada. $40 al chilo. Però più facile se viene impacchettato. Queste sono delle cose che si trovano sul mercato italiano, sono certificati MSC, sono impacchettati, ed è sicuramente più facile farli arrivare al consumatore impacchettati. Quindi MSC sta arrivando pian piano in Italia, è una cosa che sta avvenendo recentemente. Perché ho scelto questi due prodotti in particolare? Perché questi due prodotti hanno anche un'altra caratteristica. Allora, sono due prodotti stranieri. Noi sappiamo benissimo che il consumatore italiano ama il prodotto italiano, cioè, lo vedremo anche poi in alcuni risultati di alcune interviste che abbiamo fatto. È tipico che il consumatore italiano voglia mangiare italiano, però questi sono due prodotti che non nascondono la loro origine estera, perché si sono creati una specie di brand, di immagine vincente, anche se sono prodotti esteri. Quindi questi bocconcini di merluzzo non nascondono per niente il fatto che vengano norvegesi, anzi che siano norvegesi, anzi lo mettono bene in mostra con la bandiera norvegese, con il marchio Seafood from Norway, come un marchio distintivo, di qualità. E queste acciughe, che con la scritta bella grande Mar Cantabrico, no? Quindi con l'orgoglio, no, di venire dal Mar Cantabrico. Quindi volendo, il marchio geografico può essere sfruttato. In questi casi non sono dei veri e propri marchi geografici, sono proprio delle indicazioni, delle dichiarazioni sull'etichetta da mettere e da utilizzare come pubblicità per la qualità del prodotto. Quindi nulla impedirebbe di poter fare una cosa simile anche per un prodotto adriatico. Tant'è vero che qua abbiamo un prodotto che l'abbiamo mostrato anche stamattina, quando passavano i video dei prodotti di Pricefish. Il prodotto che viene fatto dalla cooperativa Bivalvia Veneta ha più o meno le stesse caratteristiche dei prodotti precedenti. Ha la certificazione MSC, la qualità della fotografia non è molto buona, ma lì in basso si vede MSC, e la scritta vongole dell'Adriatico. Quindi insomma sono due elementi, la certificazione di sostenibilità e il luogo geografico, che vanno bene insieme, possono servire messi insieme per trovare una nicchia di mercato anche all'estero. Allora, cos'altro vi dirò? Allora,
queste certificazioni hanno un valore dal punto di vista economico, cioè garantiscono a chi produce il pesce di vendere a prezzi più alti? Sì e no, dipende. Sono stati fatti diversi studi, questi sono degli studi fatti sui prezzi veri, reali, misurati su alcuni mercati, e si vede che in alcuni casi c'è un aumento di prezzo per il fatto di essere certificato in MSC, in altri meno o addirittura non c'è per niente. Quindi qua uno studio fatto a Londra vede che il merluzzo dell'Alaska, il Pollock, vale un 14% in più se è certificato. In Germania si sono fatti varie prove, si vede che il cod, cioè il merluzzo, quello norvegese, ha un 30% in più, il merluzzo, quello dell'Alaska, il Pollock, 4% in più, addirittura per il Seitz, che credo che venga chiamato merluzzo nero nella traduzione italiana, non ha nessun premium price per il fatto di essere certificato. Lo stesso vale su alcuni mercati spagnoli, dove si è visto che non c'è un premio per dei prodotti certificati MSC. Quindi non sempre si può sperare di ottenere dei prezzi più alti, a volte semplicemente serve come vetrina, come immagine per aprirsi il mercato, ma mantenendo prezzi non troppo dissimili da quelli precedenti. Qua alcune analisi che fanno vedere quali sono i moderni trend di consumo sul pesce, cosa vogliono i consumatori. Vogliono praticità e convenienza, quindi vogliono prodotti che siano facili da preparare, da cucinare, o addirittura che siano già pronti da mangiare. Vogliono dei prodotti che siano sani, e questa terza componente, appunto, che siano sostenibili. Questi non sono tre trend che evidentemente non vanno di pari passo per tutti i consumatori. Ci sono nicchie di consumatori che hanno preferenza per uno di questi tre ambiti, c'è chi ne ha più di uno, chi o addirittura non ne ha nessuno, evidentemente sono delle indicazioni. Cosa abbiamo fatto in Pricefish? Abbiamo fatto due studi sui label, sulle certificazioni, uno su delle acciughe che sono state, tutti studi teorici, no? Perché su label che ancora non esistono, che potrebbero esistere ma che ancora non esistono. Quindi uno sul delle acciughe che potrebbero essere certificate come shark free, questa è stata un'idea del nostro partner Cesta, che adesso non sono qua in sala, ma è stata una loro idea quella di andare a verificare se si possa aiutare a mantenere gli stock di squali nell'Adriatico vendendo del pesce che sia certificato con questo label, cioè del pesce, in particolare delle acciughe o delle sardine che sono pescate con delle tecniche che mantengono, che proteggono, che non catturino degli squali. E poi un altro studio più ampio sul label ARFM di cui vi abbiamo parlato prima. Allora, velocemente qualche risultato. Allora, quello sullo studio sulle acciughe è stato uno studio abbastanza così esplorativo, abbiamo fatto soltanto 200 interviste in Emilia-Romagna. Quello che emerge sono forse più interessanti alcuni risultati collaterali che abbiamo visto per studiare un po' il consumatore, perché questo consumatore, oltre a chiedergli se gli piacerebbe comprare delle acciughe con questo marchio Shark Free, gli abbiamo anche fatto altre domande sul fatto se conoscessero o no alcuni marchi, alcuni label classici. Gli abbiamo mostrato le fotografie del marchio organico, quello dell'Unione Europea che dimostra che il prodotto è biologico. Gli abbiamo fatto vedere il marchio della DOP, quello classico sempre dell'Unione Europea. Gli abbiamo fatto vedere il marchio MSC. Il consumatore, anche se, ripeto, è un campione non molto grande, quindi insomma magari bisogna riprenderlo con un po' di attenzione, però soltanto nel 50% dei casi le persone hanno riconosciuto il marchio biologico, soltanto nel 38% il marchio DOP e soltanto nel 35% il marchio MSC. Se poi a queste persone gli è stato chiesto cosa significano questi marchi, perché una cosa è riconoscerlo, ma poi se gli venisse chiesto
è stato chiesto cosa significano, le percentuali di risposte sensate sono ancora più basse. Quindi in media il consumatore italiano non li conosce i marchi, anche quelli più classici, storici e normalmente diffusi non sono molto conosciuti, quindi di questo bisogna tenere conto. Fatto sta che messo di fronte alla scelta, vorresti comprare un'acciuga che salva gli stock degli squali, la maggior parte delle persone ha dimostrato un certo interesse e facendo delle misurazioni tendenzialmente hanno sempre un errore verso l'alto, perché la maggior parte delle persone tende a rispondere sì, voglio farlo, però comunque sia hanno mostrato un premio a questo tipo di certificazione che garantirebbe un prezzo più alto del 26%. La cosa interessante, come sempre, è che questo tipo di risposte, questa è la risposta media, più 26%, questi valori sono più alti per coloro che conoscono i label, quindi sono coloro che già conoscono, sono attenti a vedere i marchi, a loro volta sono disposti a pagare di più, e sono anche quelle persone che con una serie di interviste sulle caratteristiche psicologiche sono quelli che sono più attenti ai comportamenti ambientali, alle scelte di consumo che loro fanno, e in genere sono le persone più giovani. Quindi si sa che il consumatore medio è una cosa, poi ancora una volta ci sono certe persone che sono più attenti a questi elementi che non altre. L'analisi che abbiamo fatto sull'RFM è stato fatto su un campione molto più ampio rispetto a quello precedente, stiamo parlando in questo caso di 3.700 persone intervistate online fra Croazia, Italia e Spagna, e prima di queste interviste sono state fatte anche delle discussion room, dei focus group fatti online. Eravamo in epoca di Covid, di Covid, quindi le abbiamo dovute fare online invece che farle in presenza, sempre fatte in Italia, Croazia e Spagna. Queste focus group fatti online hanno utilizzato una tecnica che facendo parlare molto i consumatori, facendoli esprimere diverse opinioni sulle loro abitudini di consumo e sulle loro conoscenze, apprezzamento dei marchi e dei label, tutto questo testo poi è stato analizzato attraverso dei software che fanno emergere all'interno di centinaia e centinaia di righe delle frasi che dimostrano sentimenti positivi, negativi o neutrali, e fanno emergere anche delle emozioni, cioè fa vedere le persone che parlano di questo argomento che tipo di emozione comunicano in quel momento. Si tratta di fiducia, di rabbia, di allegria, di tristezza. È una tecnica che si utilizza in vari campi, non soltanto nel marketing. Beh, quindi quando si parla di certificazione, in genere le persone esprimono sentimenti più positivi che negativi, questo ci fa piacere, questo l'abbiamo dimostrato in tutte e tre le nazioni in cui si è fatta questa ricerca. Anche per quella certificazione che non esistono come l'RFM, la gente ne ha parlato in maniera positiva, MSC anche, che ha registrato dei valori molto positivi. Se andiamo a vedere le singole emozioni che sono emerse parlando di certificazione, l'emozione che è stata dimostrata di più è quella della fiducia. Insomma, questo fa piacere, anche perché insomma il consumatore non sempre ha fiducia nel prodotto che compra, quindi non è scontato che parlare di certificazione abbia come risposta un atteggiamento di fiducia. Invece è quello che abbiamo rilevato. Andando poi a fare le interviste sui consumatori, facendo proprio il questionario online, è un tipo di questionario che utilizza una tecnica che si chiama choice experiment, cioè il consumatore deve scegliere fra quattro possibili prodotti che vengono caratterizzati da quattro variabili, o meglio, in realtà sono tre prodotti oppure la scelta di non acquistare nessuno di quei tre che sono stati mostrati. E quei tre prodotti sono caratterizzati da quattro elementi: il tipo di conservazione, cioè se è fresco o congelato, l'origine, quindi in questo caso era Italia, Croazia o Spagna,
il fatto se sia certificato o meno, certificato con MSC o con RFM, oppure che non sia certificato, e infine il prezzo. Quindi facendo diverse di queste, mostrando diverse di queste possibilità e poi confrontando i risultati su tutti i consumatori che sono stati intervistati, questo tipo di analisi l'abbiamo fatto sui tre prodotti che erano stati promossi dal progetto, cioè i filetti di sardine, vongole impacchettate sotto vuoto e hamburger di gamberi. Facendolo su questi tre prodotti si sono ottenuti dei risultati che sono abbastanza simili per i tre prodotti, e cioè qua vi mostro un piccolo riassunto forse della cosa più importante: qual è la disponibilità a pagare di un consumatore per questi prodotti. Allora, la prima parte riguarda l'origine. Allora, voi, come si legge questa tabella? In colonna ci sono i consumatori croati, italiani e spagnoli. Allora, nelle righe ci sono l'attributo del prodotto che vanno a comprare. Allora, qua come attributo compare soltanto l'italiano, lo spagnolo e non il croato. Vuol dire che il prodotto croato è quello di base. Quanto saresti disposto a pagare in più o in meno per un prodotto italiano o uno spagnolo rispetto al prodotto croato? Quindi i croati normalmente, ma questo è scontato, comprerebbero il prodotto, pagherebbero il prodotto italiano e quello spagnolo 4 euro in meno o 3 euro in meno rispetto a quello croato. Gli italiani pagherebbero 6 euro in più il prodotto italiano rispetto a quello croato. Gli spagnoli 5 euro in più il prodotto spagnolo rispetto a quello croato. Questi sono dei risultati abbastanza scontati, perché quello che vi dicevo prima, è classico che un consumatore di una nazione preferisca, voglia sempre di più il proprio prodotto, nazionale. Se guardiamo le caratteristiche delle certificazioni, si leggono in maniera simile, quindi quanto vale una certificazione RFM o una MSC rispetto al non avere una certificazione? Allora, in Croazia abbiamo visto che sembrerebbe che la certificazione non viene apprezzata, non avrebbe nessun valore sul mercato croato. In Italia, questo è interessante, dove effettivamente la certificazione MSC ancora non la conosce quasi nessuno, la gente non gli dà nessun valore, mentre una certificazione RFM, cioè che mette in, sembrerebbe avere piacere di più, in Spagna il contrario, perché in Spagna già MSC è abbastanza diffuso, quindi in Spagna MSC viene apprezzata, invece RFM, che non esiste, non ha nessun valore. Quindi concludo, cose che abbiamo visto in questa nostra ricerca: il prodotto locale viene sempre preferito, la certificazione viene apprezzata e può in alcuni casi avere dei prezzi di circa di 1-2 euro sul pacchetto in più rispetto al prodotto non certificato. In Italia MSC, che non è ancora molto ben conosciuta, non ha questo grande appeal per il consumatore che non lo conosce, quindi non è disposto a pagare di più, a differenza della Spagna, dove invece MSC è già molto conosciuto, quindi viene pagato di più, e probabilmente in un mercato come quello spagnolo sarebbe più difficile entrare con un marchio come quello che abbiamo proposto nel progetto nostro, RFM, dove già c'è la competizione di quello MSC. In Italia, dove per esempio MSC non è conosciuto, potrebbe esserci lo spazio per inserire un prodotto con il nostro tipo di certificazione. Grazie. Grazie a te, grazie al professor Mulazzani, per questa sua interessantissima esposizione della ricerca, specialmente commerciale, quanto valgono i marchi e quanto le etichette, anche volendo, su un prodotto. Noi sappiamo quanto vale nella moda, quanto noi capiamo quando vediamo un'etichetta Prada, Armani, oppure vediamo Benetton, e poi dopo andando giù vediamo magari OVS. Insomma, noi vedendo un'etichetta più delle volte ci aiuta nella scelta di consumo, sappiamo che paghiamo di più, però è anche vero che a volte non corrisponde magari
ha una qualità migliore a volte, però sicuramente paghiamo di più, sicuramente abbiamo un ottimo prodotto. I marchi costano e sono importanti, sappiamo il valore che hanno i marchi a livello internazionale o a livello nazionale, a livello regionale. E io vorrei introdurre allo scopo appunto il mio collega Alberto Ventura del Servizio Innovazione della Direzione Agricoltura della Regione Emilia Romagna, che ci parlerà un po' dell'esperienza della Regione Emilia Romagna con la registrazione e appunto la gestione di un marchio come può essere QC e comunque un po' il valore dei marchi generale, insomma il successo che hanno avuto in passato. Grazie Luca, grazie dell'invito che poi come in questi casi è una cosa molto interessante anche perché permette di uscire un po' dalle abitudini normali. Io normalmente mi occupo di agricoltura, la pesca è legata all'agricoltura, però insomma è difficile, non è frequente avere a che fare anche con il mondo della pesca. L'uso o l'idea, diciamo, di certificazioni, di marchi, di questi sistemi di riconoscibilità e di valorizzazione invece è una delle cose che possono legare questi due mondi. Allora se veniamo all'esperienza nostra concreta in queste situazioni, io non posso che rifarmi, diciamo, a quelli che sono alle nostre abitudini così di certificazione, che sicuramente vanno nella stragrande maggioranza dei casi alle DOP, alle IGP, quindi ai regimi di qualità in generale, al biologico certamente, o a esperienze, sapere, cioè DOP, IGP, cioè diciamo regimi di qualità che caratterizzano i prodotti sulla base della loro provenienza in generale, e in teoria dovrebbero essere uno dei pochissimi sistemi in grado di poter garantire che effettivamente un prodotto ha una provenienza e a quella provenienza deve un livello particolare di qualità. Ci sono poi anche i sistemi di qualità nazionale, per esempio, altri regimi di qualità che danno un'indicazione sul tipo di produzione in genere, cioè in genere si fa un riferimento a dei metodi di produzione che abbiano caratteristiche determinate. C'è per esempio un sistema di qualità nazionale, non ancora applicato, appena da poco approvato, è quello dell'acquacoltura sostenibile, per esempio, che ha appunto come indirizzo quello della sostenibilità ambientale in particolare. Poi su questo aggiungiamo qualcosa andando avanti. E un'esperienza sicuramente particolarmente legata alla Regione Emilia-Romagna è quella del marchio qualità controllata, che è un marchio istituito per caratterizzare la produzione integrata, quindi legato inizialmente all'agricoltura, nasce all'inizio degli anni 90 con una modifica forte alla fine degli anni 90, però ancora quello è l'impianto, quindi produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute del consumatore. Vengono redatti dei disciplinari, vengono controllati questi disciplinari, chi rispetta le indicazioni usa il marchio qualità controllata. Il marchio qualità controllata, peraltro, come ricordava Pier Giorgio prima, è anche legato a un'esperienza fatta sul prodotto ittico, anzi. In due filoni, inizialmente con la redazione di disciplinari per alcuni molluschi, crostacei, pesci, successivamente anche invece con disciplinari legati alla produzione balliva, sempre per alcuni molluschi, crostacei, pesci. Ecco, tutti questi marchi, se vogliamo marchi, certificazioni, regimi di qualità per meglio dire, se vogliamo dare una connotazione comune, che cos'è? Quella di essere orientati senz'altro al prodotto. Ecco, cioè cosa si vuole caratterizzare? Anche quando si sottolinea
il metodo produttivo, lo si sottolinea per fare in modo di arrivare a un prodotto fatto così e così, rispettoso dell'ambiente, della salute del consumatore, legato a una zona d'origine, con parametri particolari, sempre legati appunto alle, soprattutto alle caratteristiche del prodotto. Ecco, in questo senso sicuramente un marchio come quello che è stato descritto, una certificazione al di là del marchio come quella che è stata descritto, avrebbe certamente qualcosa in più e avrebbe il fatto di legarsi invece anche a dei processi, non solo produttivi, a dei comportamenti, a delle abitudini di gestione del mondo della produzione, del mondo naturale dal quale la produzione viene, che sicuramente avrebbero una marcia in più. È un pensiero, per esempio, che noi avevamo fatto su qualità controllata, cercare di dare delle connotazioni in più rispetto a quelle legate semplicemente al mondo produttivo, ai metodi produttivi, al mondo della produzione, e quindi in questo senso le connotazioni sarebbero senz'altro più ampie e, a mio avviso, a parere personale, anche più valide proprio per questo. C'è da dire anche che in un momento in cui la Commissione Europea, l'Unione Europea dice farm to fork, dice sostenibilità, dice fa tutti questi discorsi, ovviamente è chiaro che se si va nella stessa direzione, molto maggiori sono anche le possibilità, uno, di farsi capire, due, di accedere a finanziamenti, insomma varie occasioni vantaggiose. C'è anche da dire un'altra cosa che diciamo noi vediamo come esperienza quotidiana nel mondo delle DOP e IGP. Chiarire ancora il concetto di sostenibilità non è facile, perché è evidente che rimane comunque oggi ancora particolarmente indirizzato verso la sostenibilità ambientale. Quando si dice no, guarda che la sostenibilità non è solo ambientale, è anche sociale, economica, guarda che le DOP per esempio hanno una caratterizzazione che dice oh, se la gente non produce la DOP se ne va da quel posto lì, per esempio, e quindi ha una connotazione fortissima sociale. Guarda che se la DOP non è conveniente da produrre, smettono di produrla. Guarda che se non producono la DOP, non producono niente. E quindi ha anche delle caratteristiche, degli aspetti, insomma, economici, questa sostenibilità particolarmente importanti. Tuttavia, ancora oggi, quando se ne parla in senso concreto, sembra di percepire una reazione del tipo no, la sostenibilità ambientale è chiara, è tanto che abbiamo il biologico, è tanto che abbiamo insomma tante accortezze, ecco, per renderci conto dell'importanza della sostenibilità ambientale. Il resto sì, c'è anche il resto, però insomma non è la stessa cosa. Ecco, riuscire a dimostrare che invece conta tanto, non voglio mica fare delle gare, insomma non è conta di più, conta di meno, ma contano tanto anche gli altri aspetti della sostenibilità, sarebbe particolarmente interessante. Passiamo al capitolo costi, che secondo me non è un aspetto secondario. I costi sicuramente nelle certificazioni, nei regimi di qualità, nel rispetto di indicazioni eccetera, i costi ci sono sempre. Sul fatto che si riescano a recuperare, io devo dire sulla disponibilità a pagare dei consumatori, io ho sempre dei dubbi incredibili. Io sono disponibile a pagare qualsiasi cifra, non c'è problema. Bene, pagala. Beh, adesso ci penso un momento. Io su quello è vero che ci sono mille, insomma, che ci sono degli accorgimenti per evitare che una disponibilità a pagare non sia così una balla, ecco, una dichiarazione di intenti generica, però insomma non lo so, insomma, ecco, la disponibilità a pagare è sempre un elemento pericoloso, però è chiaro che è difficile andare oltre, cioè non è che uno possa fare un'indagine sulle cose che ha già, ne fa su delle previsioni, ovviamente anche la disponibilità a pagare dei risultati che guidano l'indagine, quindi va bene. I costi però ci saranno sicuramente. Ora sui costi in più ci saranno sicuramente, ci sono i costi
chiaramente diretti, perché non lo so, perché fai certificare, ci sono i costi indiretti perché ti devi organizzare in un modo diverso, devi dare un devi rispettare delle regole che magari prima non rispettavi, e così non eri costretto a rispettare o non eri costretto a documentare, quindi insomma la situazione è un po' diversa. C'è da dire che però sui, per esempio, sui sistemi di qualità nazionale, sui regimi di qualità regolamentati, insomma, quelli dell'Unione Europea, non so come sia il mondo, insomma, nella pesca e nell'acquacoltura, nel programma di sviluppo rurale regionale c'era una misura specifica per pagare i costi di certificazione, per pagarli al 100%, quindi diciamo le occasioni per farsi sentire, per cercare di trovare anche un sistema incoraggiante, ed è, chiaramente è una misura, un'idea che nasce dall'intenzione di incentivare l'adesione, la partecipazione a questo genere di sistemi di qualità. C'è un passaggio che non mi è, devo dire, chiarissimo sul marchio ARFM, che sarebbe proprio anche per questo non mi è chiaro, cioè si punta a un regime, a un sistema basato su... Sì, sì, infatti, guarda, ne approfitto, la consideri anche la domanda, perché si punta a una certificazione, diciamo, chiamiamola o pubblica o internazionale o così, o a un sistema privato che garantisce una certificazione che noi ci diamo e chiaramente verifichiamo e tutto, perché appunto questo cambierebbe le condizioni, per esempio, di una possibilità di finanziamento, cioè il sistema pubblico, sia MO simile a una DOP, ossia un sistema nazionale di qualità, alle condizioni dello sviluppo rurale può essere anche finanziato. Un sistema invece privato che non raccoglie, insomma, come possiamo chiamarla, la parte della sottoscrizione, insomma, della bidimazione del sistema pubblico, invece no. Allora a quel punto, secondo me, comincia a diventare prima probabilmente molto più importante come sistema per mettere in relazione le imprese più che come sistema da mostrare al consumatore, cioè sono le imprese che magari, le imprese di distribuzione che magari dicono: ah, a me interessa un prodotto che abbia un livello di certificazione minimo, e io quando ho questo poi lo valorizzo con i miei marchi, lo valorizzo con la mia idea di pubblicità e così via. E allora a quel punto naturalmente non è necessario che il marchio, per esempio, il marchio, chiamiamolo di sistema, diciamo, raggiunga il consumatore. E certamente dal punto di vista della promozione è tutta un'altra questione, anche di impegno economico. Allora, quando magari un bel gruppo ha sortito, per esempio, dei partecipanti al progetto o dei loro, o di chi li conosce, o di chi ha o di chi si fa trainare, insomma, nella scia, accetta un tipo di certificazione di questo genere, ecco che il sistema, chiamiamolo, si promuove da solo e un po' alla volta magari riesce a raggiungere allora la distribuzione, che trova, ancora meglio dal punto di vista della diffusione, la grande distribuzione, che trova ovviamente delle garanzie già date sulla fornitura del prodotto. Questo, devo dire, sul collegamento al volo, è anche quello che in realtà è successo a noi nei primi tempi del marchio qualità controllata, cioè le imprese non erano particolarmente interessate al marchio qualità controllata, quindi semi sconosciuto, quindi comunque da valorizzare con la promozione, la pubblicità, azioni costosissime e tutto. Era interessata al fatto che i produttori rispettassero i disciplinari, fossero
garantito attraverso il sistema di certificazione di qualità controllata che effettivamente i disciplinari venivano rispettati, a quel punto la grande distribuzione aveva per le mani una fornitura di prodotto con delle garanzie, con la garanzia di essere produzione integrata. Su quello metteva il suo marchio e aveva la possibilità di metterlo, diciamo, gratis, diciamo comunque con una condizione di particolare vantaggio commerciale. E, beh, dai, insomma, spero di aver un po' contribuito alla discussione, naturalmente sono sempre qui anche per dettagli più particolareggiati, ecco, sugli argomenti certificazione, appunto quella che trattiamo noi, e grazie ancora. Grazie mille Alberto, grazie mille. Dopo farò un giro di domande perché mi hai fatto venire in mente appunto che non ci dovrebbero essere prodotti DOP, IGP, Regione Emilia Romagna del ITC, ma forse adesso c'è la Cozza Romagnola, può darsi che... Quelle per strada? So che stiamo facendo gli show cooking in giro per la Cozza Romagnola, non c'entra con Pricefish, però comunque abbiamo già avuto modo di assaggiarla, che è veramente un prodotto di qualità. Adesso darei la parola al dirigente appunto di Assam, che è l'Agenzia appunto per la sicurezza alimentare, è possibile, delle Regioni Marche, che ci parlerà un attimo anche della sua esperienza nel marchio, aspetta, non mi ricordo, Scirocco, ecco, se l'avevo detto anche prima, quindi gli do la parola a Uriano Mecconi di Assam. Ah, c'è quell'altro, guarda, c'è quell'altro, guarda. Poi dopo farò un giro di domande, una domanda un po' a tutti. Allora, grazie. Parlando per ultimo, ho tanti argomenti bruciati, no? Però pensavo di fare alcune con voi alcune considerazioni, forse anche un pochino fuori dagli schemi. Allora, innanzitutto, prima di parlare della nostra esperienza a Scirocco, ma perché si parla di certificazione, no? In un mondo globale, ma dico delle cose ovvie naturalmente, in un mondo globale il pesce arriva un po' dappertutto. No, i prodotti che arrivano da mercati più, diciamo, per esempio asiatici, costano molto meno. Il consumatore potrebbe comprare quelli e mette in crisi il nostro prodotto. No? Così è avvenuto per tanti altri settori economici e può avvenire anche per il pesce. Allora la certificazione cosa deve fare? Deve innanzitutto distinguere il nostro prodotto da quello importato. Deve distinguere il nostro prodotto pescato da quello dell'acquacoltura, perché chi vuole scegliere l'acquacoltura la scelga, ma il prodotto dell'acquacoltura ha una, diciamo, qualità nettamente inferiore, soprattutto anche per il contenuto di antibiotici che prende. E poi importante, deve dare informazioni corrette al consumatore. Queste sono, diciamo, le prerogative essenziali, vado un po' a braccio, del marchio di una certificazione. Però di queste cose se ne parla ormai da molti anni, e il fatto che dopo un ventennio, ma forse anche più, si sta ancora parlando di questo, qualcosa magari io mi porrei, perché da oltre 20 anni parliamo sempre di certificazione e poi alla fine dobbiamo constatare che la certificazione più di tanto non è decollata. Ma perché? Io proverei a rispondere a questa domanda che mi faccio anch'io stesso, che mi faccio. Dopodiché sì, qui si è detto ma la certificazione è necessaria, direi proprio di sì, no, è necessaria, è importante la certificazione per le cose che ho detto, ma è difficile. Allora io nella mia esperienza personale, che è di oltre un ventennio, mi sono occupato di pesca, essendo stato il dirigente della Regione Marche per 20 anni di pesca, diciamo che mi sono occupato già nei fine anni 90, quindi 99, 98, 99, Pier Giorgio Vasi, che adesso è poco attento, ma comunque insomma, mi conosce, e queste discussioni le abbiamo fatte spesso anche tra di noi. Noi abbiamo dato vita nelle Marche al primo consorzio telematico europeo, che si chiamava Pesce Telefono. Sembrava allora una, diciamo, aver scoperto l'uovo di Colombo. Perché? Perché si era detto i mercati ittici sono molto piccoli, gli acquirenti acquistano magari anche grandi partite, ma non ne trovano nel mercato
chiudere un mercato a vantaggio di un altro significava spostare il prodotto da un campanile all'altro, e questo avrebbe creato dei problemi. E allora magari facciamo un consorzio telematico, il prodotto ha un prezzo basso, non è remunerativo del lavoro del pescatore, facciamo un consorzio telematico, così magari l'acquirente che acquista nel mercato di Ancona o di San Benedetto del Tronto è in competizione con quello di Barcellona o di Monaco di Baviera o di chi ti vuole autenticare, di Roma o di Milano. A questo punto magari il compratore non aspetta che l'asta a ribasso vada ancora più giù, perché poi magari teme che il suo competitor che viene magari da Vienna gli compra le cassette di pesce. E allora abbiamo detto, bella idea, ottimo, io ci credevo, ero più giovane e diedi proprio forza a tutta la mia impegno e creammo questo Fishtel senza fondi europei, proprio ci credeva allora. Bene, ma poi abbiamo detto, ma chi certifica questo prodotto che quando arriva a destinazione sia quel prodotto e sia di qualità? Inventammo il marchio Scirocco, cioè inventammo, adesso si fa per dire, forse c'erano già altre esperienze, Scirocco 36. 36 stava Scirocco il vento, 36 ore dal mercato ittico. E chi lo compra 10 kg di Scirocco ne vende 300 di chili, come si fa? E chi tutela il consumatore? Tutte cose che ci siamo posti allora. E abbiamo tentato di dare delle risposte su questo fatto, ma non è stato facile, perché chi compra il prodotto Scirocco 36 e mette nella cosa del ristorante qui si mangia pesce Scirocco 36, ma che garanzia avevi, hai, che poi il consumatore che va la domenica sera mangia ancora Scirocco 36 o mangia il pesce del mercoledì che di ore ne ha fatte già 58? No? Praticamente questo è un problema serio e abbiamo cercato di ovviare a tutto. Praticamente sono passati 2 o 3 anni, cosa è successo? Se vi interessa sapere cosa è successo, i pescatori hanno rotto il Fishtel, cioè hanno proprio fatto a pezzi, letteralmente hanno proprio staccato i fili, perché hanno detto: maledetto questo sistema, ci fa pagare un sacco di tasse, no? Paghiamo troppe tasse con questo sistema. E Scirocco 36 insomma era abbastanza costosetto pure come sistema, e comunque insomma, alla fine non ha funzionato più di tanto e alla fine si è chiuso. Ma Scirocco 36 è stata una esperienza, ce ne sono state tante. Soltanto la regione, ma anche il ministero di mia conoscenza, ma le regioni vicine lo stesso, ognuno ha creato e ha finanziato più marchi che si chiamavano con i nomi più svariati, tanti marchi diciamo collettivi, hanno funzionato? Secondo me no, perché è una giungla, è diventata una giungla di marchi, troppi marchi, ha fatto confusione presso l'utenza. Ad Ancona c'era stato il primo processo di tracciabilità del prodotto con tutte le etichette, con tutto quanto, anche lì non ha funzionato più di tanto, cioè ha funzionato ma non come ci si aspettava. Ma questo perché? Quali sono le difficoltà? Allora, l'Adriatico, tante specie ittiche, non è, mentre per l'Atlantico si pesca soltanto poche specie, merluzzo, no, il cod, il baccalà, eccetera, è facile, si lavora solo su un prodotto o su 2 o 3 linee, ma non sulla cassetta sul mercato ittico nostro che passa magari tantissimi prodotti, tanto piccoli, insomma è difficile. Chi compra la cassetta come fai a confezionarla? Dovresti confezionare tutto, il pesce confezionato lo puoi etichettare, tracciare e lo puoi seguire, ma il pesce sfuso no. Quello che dicevo prima, uno compra una cassetta, poi ne vende 4 certificate, ma ne compra una certificata per esempio, solo per avere la cacofonia sul vetro del ristorante o della pescheria, e poi quello che compra, no? E non è così, eccetera. E allora ci si è posto questo fatto, mentre sul prodotto massivo questo abbiamo visto che poteva andare bene, no? Perché chi produce pesce azzurro, il consorzio pesca produce pesce azzurro, ne produce in grande quantità, e allora magari è più facile tracciarlo e proteggerlo e certificarlo, così come con le vongole, così come con le cozze, no? Ma non sugli altri prodotti, sulle soiole, sulle triglie, sulle pannocchie, sul cefalo, su altri prodotti. Non è facile, non è stato facile e non è facile. Ecco. Quindi il pesce sfuso non è facile proteggerlo assolutamente, mentre il pesce massivo secondo me sì. Diverso invece il caso dell'acquacoltura. L'acquacoltura, uno va a prendere il prodotto e trova magari l'orata con l'etichetta greca o magari turca, no? È facile etichettarla una a una, oppure di Orbetello oppure di altra zona, e uno dice beh, pago
12 euro l'orbetello, 9 euro un prodotto greco scritto in greco, non so neanche da dove viene, io prendo l'orbetello per 3 euro, magari c'è meno contenuto di grassi, e probabilmente è vero. Quindi ecco la difficoltà di andare a certificare il prodotto ittico. Adesso, per carità, non sto facendo delle considerazioni a braccio un po' diverse da quelle che avete illustrato voi, tutto vero naturalmente, ma sono d'accordo che il consumatore vuole il prodotto italiano, cioè vuole il prodotto del suo paese per aggiungere qualcosa che ha detto il professore, e è disposto a pagare anche un po' di più. Ultimamente si è sviluppata molto la vendita diretta, è un po' tornare all'indietro, ma questo, diciamo, è una garanzia, è una certificazione anche questa, perché se vogliamo la vendita diretta, il cliente va presso il villaggio della piccola pesca, nei villaggi, noi ne abbiamo, nelle Marche ne abbiamo una bella quantità, dimostrazione di una scelta che ha dato i suoi risultati. La gente va presso il villaggio, poi ha contatto col pescatore, ti fa pulire il pesce, gli dà la ricetta, ci parla un attimo, trasferisce anche un pochino la cultura marinara all'utenza, e diciamo a garanzia di prodotto. Se poi lo porta a casa e quello gli puzza per strada talmente tanto, quello lì non ci fa più, quindi praticamente è lui che garantisce il prodotto, non serve in questo caso l'etichetta. Quindi praticamente, per concludere, questa parte, i vantaggi chiaramente della certificazione ci sono, le cose non hanno funzionato. Ovviamente, allora, perché noi siamo, faccio una considerazione su di noi ora qui, noi qui siamo in gran parte rappresentanti delle istituzioni, le istituzioni hanno fatto le regole belle, hanno dato dei finanziamenti anche, diciamo, in qualche modo sufficienti, se non addirittura abbondanti, per queste ricerche, ma non siamo riusciti a far crescere una coscienza, se vogliamo, no? Né verso i pescatori, né forse abbiamo dato informazioni corrette neanche, siamo riusciti a dare informazioni corrette ai pescatori, ai consumatori. Vi faccio un esempio, me lo faccio io stesso, io non è che sono un po' così grande esperto. Quando voi vedete il persico, nelle pescherie, filetti di persico, voi immaginate da dove viene il filetto del persico? No? Pensate che venga dalla Polonia o da Goro? Dall'Indocina. No, dall'Indocina, dalla Tanzania forse? Dalla Tanzania, proprio spesso, anche dall'Egitto. Il persico del Nilo si ciba spesso degli scarti dei polli o quant'altro, insomma, no? sul Nilo, eccetera, degli allevamenti. Però magari la gente vede il persico, il filetto, e non so come traducono le traduttrici, ma praticamente non, forse lo porta a casa, è facile da cucinare, non si pone neanche, ma non lo sa. Molta gente non lo sa. Perché non si dà un'informazione corretta? È il mercato che poi cambia le cose. Quando il collega ha parlato della distribuzione, il ruolo della distribuzione è importante, perché al Consorzio Pesca d'Ancona ha imposto la Coppa Adriatica, ha imposto la tracciabilità del prodotto, perché se io lo vendo anonimo non riesco a venderlo, lo vendo male, ma se io vendo un prodotto tracciato, questo lo vendo meglio. E allora i pescatori tutti hanno fatto riunioni e hanno detto sì, ci conviene adottare questo processo, ce lo paga meglio. Ecco qual è la forza, quello che bisognerebbe fare. E noi abbiamo, secondo me, sprecato anche molto tempo perché non abbiamo lavorato forse a contatto con, non siamo riusciti a trasferire questa necessità. Io quindi, insomma, in conclusione di questa, quello che stiamo facendo è veramente bello, importante. Io ho sentito le relazioni, io stesso ho partecipato per quel che posso a queste cose, francamente abbiamo fatto delle cose importanti, ma ci è mancato però il contatto, il coinvolgimento pieno, diciamo, dei pescatori, e soprattutto a fare un ragionamento tutto tondo anche con i consumatori, per esempio, con i consumatori. Il fatto di far riconoscere al consumatore il prodotto, affinché siano coscienti di comprare quel tipo di prodotto. Per esempio, zona FAO 37, ma quando è larga la zona FAO 37? No? Va da Cipro a, insomma, tutto il Mediterraneo, mi pare, zona FAO 37. È un pochino troppo larga, io compro le sardine, ma zona FAO 37, penso che siano di San Benedetto, invece vengono dal largo della Turchia, sempre zona FAO 37. E bisognerebbe dare qualche informazione in più su questo,
su questo aspetto. Quindi i problemi sono questi, il pesce sfuso è difficile da certificare, molto difficile, sul prodotto di acquacoltura invece è molto più facile, ma certificarlo, comunque farlo riconoscere è necessario per proteggere i nostri pescatori, perché soltanto così noi tuteliamo i consumatori, proteggiamo il nostro prodotto, diamo più reddito al pescatore che altrimenti non riesce a vendere il prodotto. Quando dice 13 euro ne trovo un altro a 9 e quello il 13 euro non lo compra perché non capisce perché deve pagarlo 13 euro e l'altro sembra uguale, e così facendo tuteliamo anche l'ambiente, perché quando pesci importiamo dai paesi dove questo pesce viene pescato e trattato e viaggia con metodi che non sono proprio quelli nostri, insomma, no? Se noi riuscissimo a fare questo faremmo un servizio anche grosso per tutela dell'ambiente. Quindi io direi, insomma, su questo vi ho espresso più che altro le criticità di questo sistema, del perché dal mio punto di vista in pochi minuti e in maniera forse anche un pochino non troppo ordinata vi ho detto che secondo me questo ventennio, ma anche più, che si è parlato molto di certificazione, non si è riusciti forse ad arrivare a buoni risultati per questo motivo. Perché? Perché i marchi sono tanti, si è fatto confusione, il consumatore non ha capito molto spesso, al marchio collettivo forse preferisce il marchio commerciale della ditta consumatore si sente più tutelato dal marchio commerciale che non da quello collettivo, dove ce n'è effettivamente una giungla, forse ce ne sono troppi, però alla fine di tutto l'unico vantaggio che è rimasto è che comunque in tutti questi anni qualcosa, a forza di seminare, qualcosa comunque è nato, una piccola coscienza sta nascendo, la vendita diretta sembra una garanzia e le grandi distribuzioni stanno imponendo ai pescatori di produrre il pesce secondo certe caratteristiche, e quindi secondo me prima o poi ce la facciamo. Certo, se avessimo lavorato un pochino meglio ce l'avremmo fatto un po' prima. Queste sono le mie considerazioni, per carità. Sono andato fuori, vero Luca? No, grazie mille Oriano. No, non sei andato assolutamente fuori, perché ricordiamoci che il motto di Pricefish è fishing better, gaining more, respecting the Adriatic Sea, cioè quindi pescare meglio, guadagnare di più. Certo, con dei marchi specifici, questo ce lo fa vedere anche una catena di supermercati. Io prendo sempre il tonno e vedo sempre che riesco sempre a vedere l'area in cui è stato pescato, e quello a me interessa, perché io non voglio del tonno per esempio che è pescato nel Pacifico, per esempio, non so, faccio un esempio, però probabilmente se il tonno è pescato nel Mediterraneo a me va bene. Non tutti i produttori per esempio non inseriscono l'area di provenienza. Adesso potremmo andare in quella direzione. Quindi è vero, i marchi sono tanti, forse il problema non so se è quello, però sicuramente hanno creato confusione nei consumatori probabilmente, però come Regione Marche adesso avete anche avviato un'app proprio per mettere in contatto direttamente il consumatore, cioè il pescatore con il consumatore, e quella a fine pratica c'è la certificazione, è il marchio del passato, nel senso che io andavo dal pescatore, lo prendevo, conoscevo il pescatore e mi fidavo di lui, insomma. Torniamoci dopo, e adesso faccio un po' un giro di domande, cominciando di nuovo da Giulia Sandalli. E gli volevo chiedere, appunto, visto che ha introdotto il tema della certificazione ARFM, gli volevo chiedere un po' quali sono i principali risultati attesi dal marchio di certificazione ARFM. Ti cedo la parola di nuovo. Ho questo microfono. A te, Giulia. Grazie mille. Volevo anzi anche rispondere alla osservazione che appunto lei faceva prima sulla dimensione pubblica o privata che noi vorremmo, cioè quindi sulla veste appunto pubblica o privata che vorremmo dare all'ARFM. Allora, l'ARFM adesso è ovviamente a livello di proposta, quindi appunto è un aspetto su cui dovremmo ragionare e che dovremmo scegliere, e tutte le entrambe le possibilità sono aperte. C'è da dire, quindi sia la strada perché sia una certificazione privata o pubblica, c'è da dire che le certificazioni
certificazioni che attualmente sono in vigore effettivamente sono private. Ad esempio MSC è gestita da una ONG, Friend of the Sea anche, cioè sono organizzazioni appunto, oppure mi sta venendo in mente anche l'Alaska Certification Program che ho citato nella mia presentazione, è stato inizialmente sviluppato da un istituto nazionale pubblico, però poi è stato delegato a un ente privato, quindi per la maggior parte si tratta effettivamente di marchi privati e questo anche perché nascono come strumenti, diciamo, di autogoverno del mercato a seguito del fallimento di quelli che sono i metodi, possiamo dire, tradizionali per la conservazione e la gestione delle risorse. E qualche anno fa la Commissione europea ha lanciato una consultazione su questo, proprio perché se questi marchi di certificazione e anche potenzialmente di autocertificazione del mercato si sviluppano in modo autonomo senza una cornice di riferimento, può essere anche un problema, anche perché può creare una confusione nel consumatore. Quindi, oltre agli aspetti finanziari che lei citava prima, sarebbe meglio appunto creare un marchio pubblico, perché questo andrebbe sia in linea con quella che è la prospettiva auspicata dalla Commissione europea con il lancio di questa consultazione, sia perché sarebbe un modo per trasformare appunto uno strumento che nasce come alternativa alla governance in uno stesso strumento di governance delle politiche pubbliche e quindi veicolare anche i messaggi delle politiche pubbliche attraverso la certificazione come strumento di politica pubblica. Quindi noi speriamo di poter trasformare l'ARFM in un marchio pubblico, non privato. Questo per rispondere alla sua domanda. Adesso vengo alla sua. Lei mi chiedeva quali sono le aspettative dell'ARFM. Beh, senza che cioè quello che noi ci aspettiamo da questo marchio, beh, anzitutto in parte l'ho detto e questo rappresenta sicuramente un ambito fondamentale, però diciamo anche al di là che sia pubblico o privato, che contribuisca a migliorare le condizioni sociali della pesca, quindi a promuovere un'idea di sostenibilità ad ampio raggio e quindi in grado di abbracciare, come abbiamo più volte ricordato nel corso dei nostri interventi, non solo la dimensione ambientale ma quella economico-sociale, che poi dia la possibilità di ottenere una certificazione anche alle imprese, ad esempio pensando alla realtà del Mediterraneo, che hanno più difficoltà ad ottenere un marchio come MSC, che non è pensato proprio per le caratteristiche della pesca mediterranea, quindi favorire anche la possibilità delle piccole imprese di pesca, della pesca artigianale, di ottenere una certificazione e poi di creare anche un modello che al di là dell'Adriatico possa essere replicato anche in altri contesti del Mediterraneo. Giulia, ti volevo chiedere anche un'altra cosa, perché io so che MSC ha dei costi che sono abbastanza alti, immagino, sì, che quindi per una piccola impresa di pesca sostenerli diventa veramente pesante, ma per ARFM di cosa parliamo? Si può dire, non so, quantificare un po' i costi? Al momento ancora no, perché questo... Sono più bassi di MSC? Sicuramente ho l'obiettivo di contenerli, proprio per quello che abbiamo detto, però poi questo dipenderà in concreto da cosa diventerà ARFM, anche in che concreto. Sia pubblico, privato, però il principio è senza dubbio quello, anche perché è uno dei punti di debolezza di MSC questo, cioè sì, che la piccola pesca non riesce appunto a raggiungere quei tetti di spesa che sono necessari per ottenere questa certificazione. Sì, perché per la prevalutazione per MSC io avevo sentito che servivano circa 10-12 mila euro solo per la prevalutazione. Certo, e quindi è chiaro che alcune una fetta del settore produttivo... La certificazione stessa e il mantenimento, sì, della certificazione. Sì. Cioè, quindi capiamo, l'impegno per una piccola impresa di pesca è veramente importante. Bene. Sì. Io vorrei sentire se c'è Ivan Matijasevic. Se abbiamo 2 minuti.
Comunque grazie Giulia per le tue precisazioni. Ovviamente. Ah bene, Ivan, ti vedo. Prendo la traduzione. Iva, mi senti? Oye, Sam. Ok. Guarda, Ivan, non so se hai seguito, cioè penso di sì, hai seguito la presentazione del professor Mulassani, sulla ricerca commerciale che hanno condotto appunto su in Croazia, in Spagna, Italia, appunto sui consumi, diciamo, sulle preferenze di consumo, perché, cioè come si ricordava Mulassani, magari l'italiano preferisce il prodotto italiano, il croato preferisce il prodotto croato, spagnolo, diciamo, spagnolo. Tu che percezioni hai del mercato croato, appunto per il prodotto croato? Io so che ci sono prodotti veramente di qualità, ne ho visitati qualcuno, li azzara anche con sempre, ricordo che c'eri anche tu, e devo dire che ho avuto un'impressione che era veramente ottima, però bisogna vedere un po' sul consumatore, diciamo, sul mercato, un po' come vanno questi prodotti, o se guardano solamente un prodotto di esportazione. A te. Ovaco, ja bih rekao da... Allora, io direi... zapravo bi se složio jako sa gospodinom Murianom, Mekonijom, koji je spominjao, znači... malo ću se prvo referirati na organizacije proizvođača. Dakle, Omega 3 nije mala organizacija, velika je, ona bi mogla podnijeti trošak i certificiranja MSC-om. Međutim, ono što se svaka organizacija proizvođača postavlja pitanje je vrijednost samog certifikata i koliko je tržišno priznata na pojedinim regijama, a naročito kako to vrednuju i rangiraju sami potrošači. Mi smo isto u Hrvatskoj imali primjere oznaka za ribarstvo. Ja ih mogu i pokazati ako želite, ali nema potrebe, isto nisu zaživjele u nekom smislu, jer ih ja nisam vidio na našim policama. Uglavnom, ono što vidimo je ASC certifikat koji se odnosi uglavnom na ribu koja je uzgojena u akvakulturi. Nije ulovljena. Mogu vam reći svog iskustva, vjerujem da će to dosta potrošača i potvrditi. Mi ako želimo jesti zdravu svježu ribu, mi ćemo je kupiti svježu na tržnici, jer imamo mi koji živimo u blizini mora. A mogu vam isto tako i potvrditi da što se tiče kopnenog dijela Hrvatske, riba koja je bila proizvedena, odnosno uzgojena u akvakulturi i prije tog certifikata se kupovala. Prije certifikata ASC. Tako da hrvatsko tržište po meni i svaki certifikat, ja mislim da je hvale vrijedno što su i Giuseppe i Giulia i većina nas partnera usmjerila ovakav jednu projektnu aktivnost u kreiranju ovakvog certifikata. Ali moram svakako spomenuti da je jako, jako teško, odnosno potrebno je jako puno kapitala, jako puno ljudskog rada da bi taj certifikat zaživio i da bi on stvorio nekakvu korist. Nakon što on stvori nekakvu tržišnu korist, tada će organizacije proizvođača i ribari pristupiti kandidaturi takvog certifikata. Naravno, uvijek moramo negdje početi. Ne? Ja mislim da Italija i Hrvatska su još uvijek mala tržišta i da zapravo naše ciljano tržište je središnja Europa, sjeverna Europa, i vjerujem da tamo te certifikate sigurno bi cijenili. Ne? Ono što je kod nas prisutno, što mi kao potrošači u Republici Hrvatskoj sve više i više gledamo, a to je istina, znači koja se odnosi na kvalitetu, izvornost čak ni nije toliko bitna kod nas. Ne pričam sada više samo o ribi, pričam i o drugim prehrambenim proizvodima. Ono što je bitno je da ima oznaku bio ili eko ili da je to organskog porijekla.
Mister Simis Namoda Sardela Inchun su organske kvalitete, ne? Kada su svježi, kada su ulovljene. Znači oni ne mogu, oni, jedino njihova kvaliteta može ovisiti o tome u kakvoj čistoći i kakvoći mora su oni ulovljeni, ne? I kako su naravno tretirani do samog iskrcaja. Ali o čemu Hrvati kao narod jako brinu, to je kakvu kvalitetu hrane unose u organizam. Naravno da onda takve oznake koje su eko, bio, organske, ne, su sigurno proizvodi koji su ovdje jako, jako skupi, ali ih ljudi kupuju jer im je postalo važno što će unositi u svoj organizam. Tako da evo, ja mogu isto reći za divlju ribu koja nije uzgojena, mi imamo neke certifikate koje su došle od Hrvatske gospodarske komore, međutim moram priznati da ja te proizvode na policama s takvim oznakama nisam vidio. Sono speciali nel cuore dei consumatori e più o meno quello che c'è in Italia noi lo utilizziamo sempre anche in situazioni più vicine. Ah, Ivana, l'ultima cosa, ma che riscontro hanno avuto un po' quei nuovi prodotti che hanno, che fanno, diciamo, di prize fish, non so, tipo quelle sardine marinate, giusto, il fish burger o quelle vongole in salsa, diciamo. I'm sorry, can you repeat this question in English? I have turned off my translator service. Ah, no, un po', se sai, sai che Pricefish ha fatto dei tre nuovi prodotti, diciamo, no? Quello del... Non si sente più? No, non c'è. No, tre nuovi prodotti. Se avevi dei feedback... Se avevi dei feedback su questi tre prodotti, diciamo, le fish burger, un po' se sono, hanno iniziato un po', diciamo, un po' come va, insomma, con questi nuovi prodotti. Proprio un minuto, guarda. Proizvodi su degustirani, dakle, oni se nisu proizvodili serijski da bi išli u prodaju. Ne? Mi ne možemo znati po kojoj cijeni bi se oni kupili na kraju. Ne? Ali možemo reći da na kulinarskim šovima gdje su oni bili prezentirani, da su konzumenti bili izrazito zadovoljni. Naročito ako pričamo o burgeru od kozica. To je nešto novo kod njih. Receptura samog burgera, a da nije svinjetina, odnosno teletina, ili bilo kakvo drugo meso, nego kozica i bijela riba, možemo reći da su oni stvarno izrazito zadovoljni. Što se tiče plasmana takvog proizvoda na police, mi takvu informaciju još uvijek nemamo, s obzirom da smo ovo radili samo da bismo testirali rok trajanja, vijek trajanja, što je nama bitno kao proizvođačima, da taj proizvod može biti što duže na policama, ali naravno bitno nam je bilo vidjeti reakcije što se tiče organoleptičkih svojstava itd. Però noi cerchiamo comunque di promuovere i prodotti che abbiamo creato con Price Fish, parlare delle proprietà genetiche, okay. Di prodotti così via. Ok, Ivan, lo vedremo in futuro, vediamo un po' gli sviluppi, dai. Vediamo i feedback che ci saranno. Per il momento ti ringrazio, Ivan, per il tuo contributo. Ok, passo la parola. Adesso volevo fare una domanda proprio sempre al professor Mulazzani, perché... ci stavamo chiedendo perché l'Unione Europea, che già regolamenta le DOP, perché non regolamenta anche i prodotti della pesca? Bella domanda, no? Sì, l'Unione Europea... La Commissione Europea, secondo me, ovviamente sono una mia interpretazione personale, ci ha provato, lo vorrebbe fare... così come ha fatto con le DOP, così come ha fatto con il biologico, ha commissionato pochi anni fa uno studio di cui i risultati sono disponibili, e da questo studio è venuto fuori una risposta così un po' così
in stand by, non molto positiva, che non ha incentivato l'Unione Europea ad andare avanti, no? Da una parte mi sembra di capire che la gestione della pesca è così diversa nelle diverse nazioni dell'Unione Europea, per cui già è difficile fare dei regolamenti comuni, fare un marchio di sostenibilità che possa valere per tutte le tipologie di pesca dell'Unione Europea, credo che diventerebbe qualcosa di estremamente complicato. Dall'altra parte mi sembra che la risposta di questo studio che è stata fatta ha un po' detto, ci sono già, a differenza di altri campi, come era all'epoca della DOP, dell'organico, ci sono già state delle iniziative, parliamo proprio di MSC o Friend of the Sea, che hanno avuto un discreto sviluppo, che già hanno una tradizione decennale, perché noi adesso sembra che le conosciamo da poco, perché in Italia sono arrivate da poco, ma in Europa esistono da decenni. Essendoci già queste realtà che hanno occupato una nicchia di mercato, sembra che abbiano detto non vale forse la pena investire ulteriormente per una cosa che in qualche modo già il settore privato ha risolto in qualche modo. Quindi in qualche modo il problema di riuscire a fare un marchio di sostenibilità che possa accontentare tutti è stato risolto dicendo c'è già qualcosa che in qualche modo risolve. Questo però è una mia interpretazione. Ciò non toglie che questo lascia il problema, appunto, quindi dobbiamo affidarci a queste cose che già ci sono, o c'è spazio ancora per qualcosa di alternativo, più locale, no? come RFM? Questo non è facile, perché da una parte si va incontro alla proliferazione di tanti marchi che creano confusione, dall'altra parte c'è la possibilità magari di creare delle cose che sono più adeguate al singolo posto, al luogo. Volevo fare anche una considerazione su quello che diceva il dottor Mecconi sulle etichette nel settore della pesca, no? Che come lui diceva, giustamente anch'io li ho visti, no? Quando uno va al supermercato, nei prodotti dell'acquacoltura, uno li vede, no? Le etichette messe nelle branche dei branzini, delle orate, no? Il dottor Mecconi diceva per il pesce pescato è più difficile, però perché no, no? Sulle sogliole, sui naselli, è ovvio che se mi parliamo delle triglie, no, diventerebbe impossibile, ma sulle sogliole, che poi sono quei prodotti che subiscono maggiormente la competizione in un supermercato, perché in un supermercato le sogliole vengono tutte dal nord Europa, no? Invece una sogliola con una bella etichetta lì nella branchia, perché no? Il problema è cosa scrivere su quell'etichetta, forse, no? Perché nei branzini e nelle orate non è che c'è scritto qualcosa di chissà cosa sofisticato, c'è il nome dell'impresa che le ha prodotte, e se noi vogliamo fare qualcosa invece di più sostenibile, cosa ci andiamo a scrivere? Il nome, un marchio legato al mare, un marchio legato alla sostenibilità? Allora lì si ritorna al problema del marchio della sostenibilità. Bene, abbastanza chiaro. Ma allora, parlando di marchio, adesso Pier Giorgio dopo, quando finiranno queste domande, mi farà una chiusura, ecco, diciamo. Quindi tenti pronto per Giorgio, non scappare. Ecco, io volevo collegare un po' il discorso delle DOP, perché in Emilia Romagna ultimamente si parla della costa romagnola. Non abbiamo DOP, non abbiamo IGP, mentre abbiamo tanti prodotti DOP in Emilia Romagna, però per la pesca ovviamente ci sono le difficoltà legate a questo. Io volevo chiedere appunto al dottor Ventura, ad Alberto, appunto, se ci può dire un po' perché queste difficoltà appunto nel non poter fare queste DOP, visto che l'Unione Europea non ce le regolamenta, diciamo. Noi non riusciamo a farli, non so, vediamo, almeno per il consumatore, per la persona che non, magari curioso, magari non capisce. Ecco, e quindi è un altro po' di confusione, quella confusione fatta da troppi marchi. Ecco. Sì, quella famosa indagine raccontava di 400 marchi di varia natura, appunto, su cui... E forse questo potrebbe effettivamente essere uno dei motivi per cui non c'è l'incoraggiamento a non tanto a creare degli altri marchi, ma a creare degli altri regimi che poi originano ulteriori marchi, magari neanche uno solo, capito? Quindi, mentre sul panorama delle DOP, io
prima di venire qua sono andato a guardare, ce ne sono in Europa, ce ne sono tante di DOP, diciamo, di prodotti ittici, e c'è questa sorprendente differenza rispetto alla norma che vede la maggior parte dei prodotti DOP e IGP nel sud Europa, per cui invece questi sono del nord, cioè tutti, non esageriamo, ma un'altissima quota di prodotti ittici DOP e IGP sono del nord Europa, dell'Inghilterra, dell'est Europa, Cina ovviamente, ma insomma ci sono tanti prodotti DOP e IGP, una quota molto più ampia nel nord Europa rispetto al sud. Non lo so, si vede che forse, io ho il sospetto che anche quelli che fino a oggi sono diventati DOP e IGP anche in Italia, adesso in Italia non è un ambiente che conosco benissimo, può darsi che non siano così remunerative queste DOP e IGP, che quindi non abbiano quel successo tale da suggerire ad altri di impegnarsi in un'operazione del genere. Un'operazione come quella della Cozza Romagnola, secondo me, avrebbe senso se resta pacifico che si parla di Cozza Romagnola e non di Marina di Ravenna, di Cattolica, di questo, di quell'altro, eccetera. Cioè, deve essere ovviamente un'operazione che abbia un senso economico anche particolare e che riesca a raccogliere effettivamente una quota di produzione importante. Allora sì, poi magari si possono fare delle differenze fra il prodotto selvatico e quello d'allevamento, non lo so, si può anche vedere, però certamente diciamo che le DOP IGP con poco peso economico poi fanno fatica a ingranare, chiaramente rimane comunque il senso di dire proteggo un nome prima che gli altri lo usino alla faccia mia, diciamo così, e quindi proteggo comunque il nome, però poi dal punto di vista economico non ho questi risultati così importanti. Questo, non lo so, potrebbe essere uno dei motivi, diciamo, che non ha portato a questa proliferazione di DOP e IGP italiane. Sono appunto, cioè, la Cozza di Scardovari, c'è, cioè, sì, Salmerino del Trentino, sono le acciughe del Mar Ligure, no? Cioè, se vogliamo metterli anche, ho visto che hanno anche nello stand la colatura di Alici. Insomma, c'è qualcosa, ma sono 5 in Italia, quindi insomma stiamo parlando effettivamente di una quota molto bassa. Vediamo, noi intanto vediamo se riusciamo a provarci, diciamo, con la Cozza Romagnola. Solo in Emilia Romagna abbiamo più di 40 DOP e IGP. 44, sì, 44. Sì, infatti. No, pensi, no. Noi siamo qui. pronti proprio a seguire i produttori. Torniamo sul discorso già fatto, fondamentale che sia una cosa che interessa i produttori, perché i produttori nel senso più ampio, fra pescatori, confezionatori, diciamo, adesso non so di preciso come sia la catena, ecco, della lavorazione, però se non interessa i produttori è meglio lasciar perdere, questo sicuramente. Io passerei di nuovo al dottor Mecconi. Gli volevo chiedere, perché so che hanno questa app che mette in contatto i consumatori con i pescatori, come funziona, come va? Avete dei feedback anche lì, o volevi aggiungere qualcosa su questo? No, l'app è un'esperienza sicuramente positiva, e l'abbiamo sperimentata in un consorzio dove già era, diciamo, ben strutturato questo consorzio, e pare che le cose funzionino. E è sicuramente una esperienza da replicare adesso. Però non c'è un marchio. No, non c'è un marchio. No, in questo caso non c'è un marchio. C'è, diciamo, un consorzio che tra l'altro è il più antico d'Italia, il primo riconosciuto dal Ministero dai primi anni 2000. In questo consorzio aderiscono tanti pescatori. I pescatori, adottando l'app, mettono in comunicazione in tempo reale il consumatore con il produttore, e questo, diciamo, contatto diretto è molto importante anche per tante altre cose, al di là, diciamo, della certificazione diretta, che in questo caso è il produttore che certifica il prodotto e dà garanzie.
E questo poi, diciamo, anche facilita una serie di relazioni tra il consumatore e il pescatore, perché sai quando prodotto portato, diciamo, veicola le informazioni riguardanti, per esempio, il prodotto di stagione, educa in qualche modo, eccetera. Quindi questa è una cosa sicuramente positiva, sicuramente da, diciamo, in qualche modo da un'esperienza da replicare anche altrove. Io volevo aggiungere però una cosa magari a quello che abbiamo detto fino adesso. Non ci dimentichiamo, quando parliamo delle difficoltà della certificazione, anche della dimensione proprio domestica, cioè delle caratteristiche del pesce, in questo caso dell'Adriatico, per rimanere in ambito adriatico, cioè tante quantità edibili, ma proprio tante, tutte di piccole dimensioni, difficili da etichettare, e anche se vogliamo, anche se poi di buona quantità, perché poi l'Adriatico è molto più pescoso per esempio del Tirreno, ma comunque parliamo pur sempre di prodotti spesso della piccola pesca che con fatica raggiungono mercati grandi, cioè vengono tutti consumati in ambito locale. Anche questo aspetto dobbiamo tenerlo in considerazione. Per le specie invece massive, di grande quantità, dove magari il pesce se ne produce tanto, o di acquacultura, la questione è un po' diversa. Bene, vediamo. Ma i prezzi come vanno? I prezzi sono molto più alti rispetto a quelli del supermercato, perché magari uno si dice, ma un prodotto preso magari risparmio, magari costa di più, non so. Ma ci riferiamo al prodotto, diciamo, della piccola pesca? Quello dell'app, diciamo. Io mi rivolgo al pescatore dell'app. Allora, il prodotto è il prezzo, diciamo, secondo me giusto, perché ovviamente il prodotto, il pescatore carica qualcosa in più, perché non ci sono passaggi, ma il consumatore comunque rimane comunque conveniente, perché meno passaggi significa che comunque al consumatore arriva a un costo, diciamo, tendenzialmente anche più basso, ma soprattutto, e qui anche, diciamo, mi aggancio a quello che diceva prima Luca, il consumatore è disposto a pagare qualcosa in più per un prodotto che vale di più. Il consumatore è disposto, io lo vedo anche nel latte di qualità, piuttosto che un prodotto, cioè laddove c'è scritto che quel prodotto vale un po' di più, il consumatore spende qualcosa in più, perché per la salute ci teniamo tutti. L'importante è renderlo, diciamo, riconoscibile dall'altro prodotto e spiegare perché è migliore quel prodotto dall'altro. Per esempio, adesso non voglio fare allungarla troppo, ma in una trasmissione di queste tipo report, per esempio, tempo fa ci ha spiegato il pesce d'acquacultura di provenienza, diciamo, non dico ignota, ma di paesi che non hanno una grande attenzione alla salute dei consumatori rispetto a un prodotto allevato in Italia. E quel prodotto ce l'ha fatto proprio vedere, aprendo un'orata, il grasso dell'orata era di gran lunga superiore a quello di... Perché? Perché utilizzano mangimi o prodotti per l'ingrasso estremamente differenti. Ma questo il consumatore lo deve sapere. Quando devi prendere un'orata, devi sapere che l'orata è di provenienza di un certo paese oppure di provenienza di un altro paese. Il consumatore sceglie in quel caso, è messo davanti alla condizione, voglio risparmiare comunque, spendo 8 euro, no, per 3 euro in più voglio l'orata di qualità. È questo che manca, perché poi di fatto è il mercato. Quando la gente è informata, la gente sa come scegliere e sicuramente premia il prodotto locale di qualità. Sono d'accordo, Diana, sono d'accordo. È vero, si è disposti a pagare, cioè bisogna poterselo permettere. Bene, quindi diciamo che pescare meglio, guadagnare di più nel rispetto del mare Adriatico in questo caso, ma non solo questo, comunque è rispettato. Io a questo momento vorrei chiudere con Pier Giorgio, con il nostro collega dottor Vasi, che farà la chiusura appunto di questo incontro. Credo che questa chiacchierata che abbiamo fatto sul valore dei marchi, sul valore della capacità di Pricewis di cercare di dare un'individuazione, un'indicazione al prodotto dell'Adriatico, sia una chiacchierata molto interessante e importante, anche perché sono emersi spunti favorevoli e sono emerse anche criticità. La realtà è che la situazione è molto cambiata. Ricordava Oriano prima quanto abbiamo iniziato a occuparci di pesca ancora 20-25 anni fa, e la situazione era molto diversa. Ci trovavamo di fronte a delle grandi
quantità di pesce, soprattutto una grande flotta. Oggi abbiamo una flotta ridotta ai minimi termini in tutto l'Adriatico, soprattutto nella parte nostra italiana, e una flotta che è un terzo di quella che era 10 anni fa. Quindi quantitativi massivi non ce ne sono quasi più. C'è un grande sviluppo della piccola pesca, e questo sarà una sfida, è un ragionamento economico su cui dovremo fare dei ragionamenti seri. Non c'è più prodotto invenduto come c'era negli anni 70, quando addirittura in Italia si interveniva con lo Stato a comprare dei prodotti per poterli distruggere affinché, o comunque trasformarli in mangime per poter mantenere il prezzo. Ecco, la situazione è profondamente cambiata. Lo dico spesso nei miei interventi: non c'è pesce per tutti e il pesce non è per tutti. Ricordiamoci questo fatto, perché bisogna essere disposti a pagare una qualità di proteina eccezionale come quella del pesce, e bisogna essere disposti a far sì che tutto questo non diventi un appropriamento di alcune situazioni economiche ristrette. E per questo che dobbiamo mantenere la pesca, continuare a sostenere la pesca e cercare di capire quali sono le strade per poter far sì che i pescatori possano avere una remunerazione importante dal grande impegno che ci mettono. Assieme a questo non possiamo rinunciare alla pesca in termini anche di storia, non possiamo rinunciarci in termini di trasmissione alle future generazioni di questo mestiere, e per cui diventa importante anche gli aspetti della formazione, gli aspetti della tradizione, gli aspetti di consentire ai giovani che vogliono fare questo mestiere del pescatore di poterlo affrontare, perché è un mestiere che sicuramente necessita di passione e non è solamente una questione di carattere economico. La qualità è importante. Probabilmente non abbiamo DOP e IGP perché ci siamo un po' troppo fissati nel cercare di dare un marchio di denominazione di origine protetto, di indicazione geografica a dei prodotti che sono nel mare. Probabilmente l'indicazione geografica dovrebbe stare ultra, in questo caso dovrebbe intervenire la Comunità Europea per poter permettere un IGP di mare, cioè penso a una IGP adriatica, una IGP del Mar Nero, un IGP dello Ionio. Dovremmo ragionare in questi termini, perché pensare ad un IGP per le sardine di Cesenatico diventa veramente difficile. Mentre che cos'è che non abbiamo e abbiamo un po' trascurato? Abbiamo un po' trascurato quelli che sono i marchi del nostro trasformato di pesce. Noi abbiamo una grande tradizione dei marinati e un po' in tutto l'Adriatico, una tradizione che ci deriva da una grande tradizione storica, addirittura dell'ambito veneziano, eccetera. E forse questa non l'abbiamo sfruttata abbastanza, perché facciamo dei prodotti invece marinati oppure trasformati, che sono proprio tipici delle nostre realtà, sia della sponda orientale che della sponda occidentale, e su quelle invece bisognerebbe lavorare per dare a loro un riconoscimento più importante. La qualità e la freschezza, non voglio dire, ma in Romagna abbiamo inventato anche questo. Stamattina Mattia Lanzoni diceva: voi romagnoli vi siete inventati la costa selvaggia, inventate veramente di tutto. Beh, io vi devo dire che il marchio di qualità l'hanno inventato i romagnoli nel Rinascimento. Allora, voi dovete sapere che la signoria Ordelaffi si accorse che i pescatori di Cesenatico continuavano a vendere il pesce per giorni. E allora, di fronte all'elementare dei consumatori, nominarono un messo, il quale tutte le sere si recava alla pescheria di Cesenatico, tagliava la coda al pesce in modo tale che quel pesce lì il giorno dopo si sapesse che era quello del giorno prima e non era pesce fresco. E quindi un marchio molto semplice. Alle volte cerchiamo chissà che cosa, ma probabilmente il consumatore si accontenta di qualche cosa che sia facilmente visibile, facilmente identificabile, e che permette di identificare quel prodotto come un prodotto locale, come un prodotto che ha fatto pochi chilometri per poter arrivare alla,
al sapore della trasformazione in cucina e che quindi mantenga tutti quei profumi e quegli odori e quelle qualità organolettiche che ai prodotti dell'Adriatico sono riconosciute un po' da tutti i grandi buyer del mondo, i quali tentano di acquistare anche piccole quantità del nostro prodotto per poterle poi mettere assieme a delle grandi quantità e fare una piccola truffa, fra virgolette, ma perché sanno che il nostro prodotto messo su un bancale alla prima vista del compratore, del grande buyer, è un prodotto che rende di più. Perché rende di più? Perché ad esempio per quanto riguarda lo strassico, noi abbiamo abitudini molto diverse da tutto il resto delle altre zone. Qui le calate sono più corte, sono meno, quindi il pesce si rovina di meno, il pesce è più sano, il pesce è più fresco in qualche modo e dà una maggior garanzia di continuità alla sua freschezza. Quindi il marchio Adriatico benvenga riuscire a convincere i consumatori della necessità di non farsi fregare a tavola e benvenga però anche uno sforzo un po' delle istituzioni assieme alle associazioni dei pescatori e alle cooperative ai produttori più grandi sia di pesca ma anche di acquacoltura per dare una nuova possibilità di riconoscimento al nostro pesce, della sua qualità e delle sue grandi meravigliose sapidità che riesce a dare alla cucina, perché questo è lo scopo finale, alla cucina dei consumatori e dei ristoratori. Ecco, io sì, questa sera c'è una cena, ricordo piuttosto domani, perché adesso siamo in onda e domani, stasera comunque ci sarà la cena in cui continueremo questi discorsi a tavola e domani, ricordiamo, parleremo invece della filiera ittica con varie organizzazioni di produttori, con il nostro responsabile del servizio Vittorio Riomanduca e con le associazioni della pesca e dell'acquacultura più importanti italiane. Grazie. Grazie a tutti, buonasera. Oggi abbiamo chiuso, ci vediamo domani. Ciao. Grazie.